12 maggio 2018, Comune di Sabaudia, il convegno sulla Breast Unit come risposta sociale del tumore al seno. Un convegno importante che vede intorno al tavolo università, ASL, istituzioni e associazioni di volontariato. Per aver organizzato questo importantissimo appuntamento che riguarda la salute delle donne e non solo. Diamo subito la parola a Sua Eccellenza, dottoressa Maria Rosa Trio, prefetto di Latina. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti. Oggi io sono onorata di essere qui presente, ringrazio ovviamente il sindaco per la sua ospitalità, ma soprattutto per la sua partecipazione a questo problema che ovviamente come donne ci vede direttamente interessate. L'esperienza che ho avuto modo di conoscere già in un'altra occasione, l'8 marzo, al comando dei Vigili del Fuoco, infatti il comandante ha organizzato questa giornata dedicata alla prevenzione e alla presentazione di tutta l'attività che il dottor Ricci ha svolto in questi anni. Siete state molto fortunate ad avere una persona come lui, e non lo dico per piaggeria, ma lo dico perché veramente ci credo. Chi vedo alcuni volti che ho già incontrato proprio in quella data sa un po' il mio percorso. Per questo, non solo come donna, ma anche sono stata una paziente, ho avuto io anche un momento difficile nella mia vita in cui purtroppo ho ricorso alla situazione medica col professore Veronesi a Milano, e però a me piace, quando ho l'occasione di farlo, di poter essere testimone vivente, grazie a Dio, di questo male si può sconfiggere, però soltanto attraverso la prevenzione e soprattutto quello che mi diceva sempre il professore Veronesi, con il quale avevo un rapporto meraviglioso, mi diceva sempre: devi sempre sorridere. Lo so che non è facile perché la vita ti presenta tante difficoltà a livello personale, a livello professionale. Il lavoro che adesso mi onoro di svolgere è un lavoro molto impegnativo, che ti tiene sulla graticola, veramente, lo posso dirlo, minuto per minuto, non giorni o mesi, ma proprio minuto per minuto. E quindi è un'attività che ti porta ad avere anche un po' di ansie, per cui devi cercare, proprio attraverso anche un training autogeno, di poter controllare questa tua situazione e cercare che questa non si traduca poi in problemi fisici. Quindi io non voglio dilungarmi perché è molto più importante ascoltare le relazioni degli altri, diciamo degli altri intervenuti, e vi auguro veramente una buonissima giornata, e soprattutto raccomando, dal mio piccolo e dalla mia esperienza, la massima attenzione verso la prevenzione, perché intanto insieme possiamo riuscirci, dare molto spazio anche alla ricerca e cercare di andare avanti, perché tante, tante persone ormai sono fuori da questi problemi, ma quando se ne accorgono in tempo. Io vi ringrazio moltissimo e auguro una buona giornata e tanto e buon lavoro. Grazie. Grazie prefetto per questa bellissima testimonianza personale, grazie. Do ora la parola a chi fa gli onori di casa, quindi al sindaco, non posso dire sindaca, lei è scelta di essere chiamata sindaco, anche se l'ordine dei giornalisti ci raccomanda di dire sempre e di scrivere sindaca, quindi al sindaco
di Sabaudia Giada Gervasi. Prego, signore. Grazie e benvenuti a Sabaudia. Io veramente ringrazio il Sua Eccellenza, ringrazio tutti quanti che oggi ci hanno voluto onorare della loro presenza e dare il loro contributo a questa manifestazione. Un particolare ringraziamento anche dalla mia al dottor Ricci e al dottor Zottini che hanno voluto questa manifestazione e ne sono gli artefici. Questa amministrazione comunale si è posta sin da subito come obiettivo la salute dei propri cittadini. Abbiamo attivato il percorso dell'iscrizione del Comune di Sabaudia al progetto Città Sane, che è voluto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ha come obiettivo il benessere del cittadino, ritenendo che il benessere del cittadino, la salute del cittadino è anche la salute della comunità, perché gli effetti di una patologia su una persona in realtà incidono su tutta la propria famiglia e su tutta la comunità. Per noi una città sana è una città in cui l'amministrazione si fa parte attiva e per questo noi lanceremo un progetto che vedrà coinvolte sia le istituzioni che le associazioni di volontariato che operano nel settore sanitario per arrivare a individuare 12 tra le principali patologie e ogni mese dell'anno, perché poi la cura e il benessere deve essere continuativo, verrà affrontato uno di questi temi e verranno svolte apposite campagne di prevenzione. La salute è veramente del nostro cittadino al primo posto e quindi abbiamo anche avuto come obiettivo quello di trasformare Sabaudia in una città cardioprotetta. La prima azione è quella di unire defibrillatori le scuole, dopodiché passo dopo passo l'intera città, perché purtroppo abbiamo fatto delle indagini statistiche e il cancro come l'infarto sono le principali cause di morte del comune di Sabaudia e per questo sono i primi due punti su cui l'amministrazione vuole incidere, vuole fare la sua parte, perché in un ambito sanitario se tutti facciamo la nostra parte, ognuno nel proprio ruolo, nel rispetto delle proprie funzioni, si può veramente fare tanto. Grazie. Grazie signore. La Linte è una grande famiglia, qui riunita insomma, un gran numero, e il dottor Ricci è un candidato di alto livello che trascina in avvenimenti continui, insomma, quindi in questi notevoli appuntamenti. Ora, a sede del dottor Rocca, do la parola alla professoressa Antonella Calogero, presidente del corso di laurea in medicina dell'Università di Roma Sapienza, Foro Pompino. Prego. Scusate se mi alzo in piedi, non sono abituata a parlare seduta. No? Allora, prima di tutto porgo i saluti del rettore dell'Università di Roma, professor Gianni Gaudio, e del professor Carlo Della Rocca, che è il preside di farmacia in medicina e ha retto per molto tempo il corso di laurea in medicina e chirurgia che è qui a Latina e che io ora sostituisco, spero. I saluti sono naturalmente rivolti a tutti i componenti di questa forza, perché bisogna dire, sono un po' emozionata da parlare di fronte a tante donne, io sono una fervente femminista, quindi c'è un po' di emozione, e è la cooperazione che è nata dall'intento di tutti insieme e guidati dal professor Ricci, ci ha sempre stimolato, spronato, mandato messaggi di notte, di giorno, a costituire un'unità attiva, un'unità socialmente attiva. Ed è questa la funzione. La funzione è unire più istituzioni per la salute del cittadino e l'università questo coopera attivamente e vuole continuare a costruire. E noi abbiamo prima sentito parlare di prevenzione, di progetti di salute e di ricerca che purtroppo rimane sempre un po' dimenticata perché è anche la più costosa, ma noi vorremmo tentare di unire tutti questi fattori e di
insieme a tutti i nostri rappresentanti, rappresentanti che cooperano nella ASL, cioè essere veramente una forza unita contro questa situazione. In particolare io diciamo, ho il piacere di essere responsabile della diagnostica molecolare che è inserita nella Best Unit, e voglio dire che il nostro prossimo passo, e parlavamo con il professor Ricci prima, sarà quello di portare qui la genetica della prevenzione del cancro alla mammella. Questa è la mia forma di portarlo in una forma pubblica, nel massimo livello tecnico possibile, e quindi di poter far fruire a tutte le quelli che coloro che ne devono usufruire, che hanno dei problemi, la possibilità di poter fare una mappatura della famiglia, di poter riconoscere ed eventualmente e precocemente dei portatori. E questo è il prossimo goal, speriamo che a settembre faremo una riunione e vi dirò ok, partiamo e ci metteremo. Un saluto a tutte voi, scusate se dico a tutte. Grazie, ci auguriamo veramente che questo progetto sulla genetica della prevenzione nel campo della mammella si realizzi quanto prima. Grazie. E ora il professor Vincenzo Petrozza, coordinatore della laurea professione sanitaria sempre dell'Università di Roma Sapienza, per poco conti. Prego, sì, sì. Buongiorno a tutti. Anche a me, sinceramente, sono onorato di essere presente qui. Sono onorato per due situazioni che vivo come medico e voglio portarne anche un messaggio come coordinatore delle lauree professionali. Lauree brevi. Sono onorato per un senso di servizio e per un senso di responsabilità. Onorato per un senso di responsabilità perché tutti noi medici nell'arco della nostra attività ci dedichiamo di una cosa sincera che facciamo. Quello che oltre ad avere un diploma di laurea ci regalano pure, ma lo dobbiamo leggere, io ce l'ho nella mia stanza, un giuramento. Questo giuramento mette al centro il paziente, la centralità del paziente. Quindi noi siamo solamente degli attori su una rappresentazione teatrale in cui il primo attore è il paziente. Allora, se riusciamo a capire questo, significa che il nostro valore aggiunto sulle nostre esperienze, sulla nostra professionalità, sulla nostra dedizione al nostro lavoro diventa positivo. Se no, è inutile. E allora l'utilità viene dalla compartecipazione, dall'integrazione, dalla collaborazione. Ciò che la Sapienza fa, ciò che la Sapienza vuole, che vuole anche sotto l'aspetto professionale delle lauree brevi. Non ci dimentichiamo che sul Polo Pontino sono rappresentate 14 corsi di laurea, con un parterre di studenti che stiamo toccando nel 2005-2008 studenti che partono da Latina fino a Gaeta, scienze fisiologiche, tecnici di radiologia, tecnici ortopedici, tecnici di laboratorio, igienisti dentali, neuropsichiatria e valutazione del fisioterapista. E questi ragazzi hanno un percorso obbligato. È lì che io stesso dico ai presidenti e nello stesso tempo entro nelle aule e dico lo spirito di collaborazione, quello di fare attività tirocinante, di formazione, che è una vera esperienza di vita. E sotto questo aspetto, da quando ho preso questo incarico, voluto dagli altri presidenti che ringrazio sempre, mi sto dedicando alla valorizzazione anche delle lauree brevi delle professionali. Come? Quando? L'altro giorno ho avuto un incontro con il dottor Righetti
come Presidente dell'Ordine dei Medici, do soltanto la disponibilità che gli infermieri del terzo anno possano fare un percorso formativo presso i medici di base e quindi aiutarli, stargli vicino, apprendere. Tutte le situazioni tirocinanti dei tecnici di radioterapia, dei tecnici di radiologia, dei tecnici di laboratorio biomedico, che noi conformiamo e all'uscita di una laurea sono pronti a gestire, per la loro parte professionale e tecnica, un laboratorio o di istopatologia o nello stesso tempo di laboratorio clinico. Quindi noi stiamo predisponendo il futuro. Il futuro perché noi lasceremo un'eredità che sarà solo di tipo costruttivo, non può essere di tipo statico, ma deve essere di tipo dinamico. Che cosa c'entra tutto questo con la giornata di oggi? C'entra, perché anche queste lauree in commissione 2 si devono integrare nell'associazionismo. Associazionismo che può essere di tipo volontario, che può essere di tipo istituzionale e interfacciarsi con gli enti. Gli enti che possono essere strutture sanitarie, distretti, laboratori, associazioni di tipo volontaristica anche di medici. Quindi la predisposizione è quella di creare intorno al paziente, ritorniamo sul paziente, ritorniamo sull'uomo, ritorniamo sulla donna. Anch'io sono grande femminista, per carità, non sono la professoressa di oggi. E proprio per questo aspetto, no, sinceramente, e per questo aspetto è quello di creare una cintura intorno a questo paziente, di sentirsi confortato e nello stesso tempo dove ci sono figure che sembrano distanti da quel giorno, da quel momento, da quella situazione particolare, ma che sono lì presenti. Per questo da parte mia e da parte della Sapienza c'è sempre una partecipazione attiva. È anche vero che da quando ho preso questa posizione mi indico spesso, anche dialogamente, con il nostro direttore generale, a cui noi dobbiamo rispondere delle nostre attività. Dobbiamo comunque rispondere e progetti ce ne saranno sempre. Ma la centralità, e questa è la finalizzazione del mio discorso, resta il paziente. Vi ringrazio. Sono a vostra completa disposizione e sempre sarò partecipe alle vostre attività. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie per il contributo. E ora passiamo alla parte centrale del convegno, che è, diciamo, la parte più scientifica. È stato citato il professor Veronesi. Chi vi parla ha avuto un grande onore, perché nel mio percorso lavorativo, avendo lavorato negli uffici stampa di vari ministri, quando ero all'università di ricerca mi hanno dato l'incarico di risistemare questo bimestrale che Atenei ha avuto da Mondadori. Io avevo fatto un prodotto giornalistico perché che era un prodotto autoreferenziale illeggibile, e la prima cosa che ho fatto sono andata a intervistare 3 ricercatori importantissimi: Veronesi, Levi Montalcini e Margherita. Quindi al professor Veronesi ho chiesto una cosa che vi voglio adesso dire. Il professor Veronesi aveva scritto un libro, La bambina aveva un sogno, per introdurre un po' i lavori della sessione. E quindi ho chiesto al professor Veronesi di quale rammarico vivesse lui, quale sogno non aveva potuto realizzare nella sua vita, e lui disse che quando ha iniziato la sua carriera di oncologo ha giurato a se stesso che avrebbe dedicato tutta la sua vita alla lotta al tumore e si è trovato con una malattia che sembrava incurabile. Ma dopo un po' di tempo questa malattia, con la sua forza e la sua energia, una parte di questa malattia è diventata curata, e quindi lui almeno per il 75% disse all'epoca, quindi vi parlo di 10 più anni fa, e parlo del 75% di una malattia che adesso è diventata curata. Nel 2017 invece siamo andati un po' più avanti.
su 50.500 di nuove diagnosi, diciamo che si sono rilevate e si sono scoperte prospettive ottime. In 8 anni, negli ultimi 8 anni, nel nostro paese le donne vive dopo la diagnosi sono aumentate del 26%. E oggi, stando alle ultime rilevazioni dei registri tumori, sono 766.957 le italiane che hanno affrontato il cancro al seno. E questo è grazie alla prevenzione. Il dottor Carlo De Masi, responsabile di senologia radiologica di Coretti, ci spiegherà ora l'importanza della prevenzione. Buongiorno a tutti. Allora, la storia della vestibolite non ve la racconto, altrimenti ci vorrebbe un sacco di tempo. In poche parole si raccoglie quello che è stato quella che è stata una raccomandazione generale da parte dell'Europa, ovviamente la rappresentante di Europa Donna che ha tanto contribuito a livello europeo con le direttive per costituire le distributive in Italia, recepito dal Ministero della Salute, dalla Regione Lazio, dalla nostra ASL. Cioè quello che prima era un settore di chirurgia senologica, che l'abbiamo già detto grazie a Fabio e a Marco che dava la disponibilità, funzionava a livello di quasi di volontariato di attenzione particolare di chirurgia senologica, poi ha trovato finalmente una struttura grazie alle legislazioni europee, nazionali, regionali e alle delibere di ASL. Andiamo avanti. Ok, la Regione Lazio recepisce nel 2016, bisognava istituire le breast unit in tutta Italia. Questa è stata la grande battaglia di Europa Donne. La Regione Lazio l'ha fatto, ha fatto una legislazione meravigliosa, bellissima, solo in parte applicata, anche perché tutte queste riforme, queste organizzazioni, queste strutture andavano fatte nel momento della crisi economica più grave del nostro paese, per cui iso risorse, una brutta parola, ma ci siamo dovuti attenere, nel senso che non si poteva spendere di più denaro pubblico, bisognava soltanto organizzarsi e far funzionare al meglio le strutture già esistenti. Allora, l'ASL della Trina nell'aprile 2015 ha istituito la prescritta, ma poi c'era da strutturare il percorso vero e proprio, no? Che prima era a livello di impegno personale, adesso è codificato grazie al lavoro di un nostro coordinatore che è stata Susanna Busco. Si è lavorato per codificare bene tutti i passaggi che si devono fare, perché ancora non funziona bene al 100%, dobbiamo essere sinceri, ci sono ancora problemi per l'accesso alla diagnostica radiologica, però c'è anche tanta buona e bella disponibilità da parte della direzione dell'ASL per risolvere questi problemi. Andiamo avanti. Allora, praticamente noi dobbiamo, una volta accettate il tipo di patologia che ci viene all'osservazione, ogni donna poi prende il suo percorso personalizzato. I centri, le discipline che fanno parte della breast unit sono ben 8, più 4 che ruotano intorno, quindi tutte strutture dell'ospedale. E c'è stato qualcuno che praticamente parlando di prevenzione si è divertito anche a misurare i costi
i costi di un percorso per ogni tumore evidenziato, una media di costi fatti per tutto il percorso e la valutazione diagnostica nello screening si aggira sui 57 euro, questi sono dati ufficiali pubblicati, e invece nello screening spontaneo, che è una cosa che per il momento dobbiamo ancora permettere che esista, perché non tutte le donne riescono a organizzarsi, per cui ogni tanto viene in mente perché sentono l'amica, la parente, cioè, ma te la sei fatta mai una mammografia? E vattela a fare. E allora lo chiamiamo, diciamo, un screening spontaneo, che ha un costo che è quasi il doppio. Questo è il costo per patologia rilevata, non per gli esami solo di prevenzione. Andiamo avanti. Che abbiamo fatto allora? Che abbiamo cercato, il titolo è il radiologo tra lo screening e la mammografia clinica. La mammografia clinica è una cosa diversa dallo screening, è praticamente il settore che si occupa dell'approfondimento diagnostico. Però quello che deve funzionare bene, credo che siamo tutti d'accordo, è lo screening mammografico. Quindi è organizzato, è un programma che permette l'accesso a tutte le donne di una certa fascia di età. La regione Emilia-Romagna è stata, insieme al Trentino e alla Toscana ovviamente, sono state le prime ad allargare la fascia dello screening, perché allora dobbiamo parlare di fascia di età, perché altrimenti non ci va. Dai 40 anni in poi viene consigliata la mammografia, però gli screening prendono il carico dai 50 anni. Allora, la mammografia clinica, quella che sta negli ospedali, nelle sezioni di radiologia, si deve occupare della fascia 40-50 per fare una buona prevenzione. Le regioni che dicevo prima hanno iniziato a fare 45-74, quindi hanno detto no, è importante per far accedere tutti allo screening, abbassare l'età di entrata, di presa in carico, va bene? Andiamo avanti. Allora questo era il nostro manifesto per dare delle indicazioni, perché abbiamo fatto corsi ai medici di base e altre cose. Questo schema ve lo faccio superare subito, mi serviva soltanto per dire che oltre alla fascia di età, per fare una buona prevenzione dobbiamo tenere conto del fatto che se una donna è sintomatica oppure no, e vedremo in seguito perché. Sintomatica significa o che durante uno screening spontaneo ha scoperto un tumore, o lo abbiamo scoperto noi allo screening, o se lo parla da solo, perché qualche volta ancora succede che ci si parla un nodulo da solo e ci si presenta alla struttura di amore. Allora, lo screening, diciamo che è un processo complesso, deve funzionare bene e può avere un abbattimento della mortalità ormai calcolato in tutta Europa con dati ufficiali, anche se ci sono molte critiche allo screening, comunque ha un abbattimento della mortalità di almeno il 40%. Andiamo avanti. Allora, lo screening se funziona, vedete quanti soggetti sono coinvolti intorno a una popolazione a rischio. Tumore della mammella, è inutile che lo ripeto io, lo dirà Fabio, è una malattia importantissima, una malattia importante, deve essere guarito, non deve invalidare, perché ha un peso per la società notevolissimo se non è invalidabile, quindi bisogna diagnosticarlo quando è piccolo, quando è all'inizio, va bene? Allora, va bene, le amministrazioni comunali, quindi qua io ho coinvolto anche la nostra sindaca, che dimostra di essere sensibile, ovviamente il ruolo centrale della ASL, l'azienda ospedaliera perché ha le strutture di radiologia, le associazioni di volontariato, farmaci, i medici di medicina generale, è un discorso che noi stiamo cercando di approfondire, di portare avanti, perché dobbiamo collaborare. Andiamo avanti? Ecco qua. Allora, nella fascia di screening attualmente, di cui abbiamo i dati certi, ecco, su ogni 1000 donne alle quali facciamo la mammografia, almeno
5, forse anche 6 nella nostra provincia, perché non riusciamo ad avere sempre i 2 anni precisi, a volte scantoniamo su 2 anni e mezzo, e cioè comunque abbiamo 6 neoplasie maligne. Queste 6 neoplasie maligne sono costituite da più del 70% da tumori in fase precoce e guariscono completamente. Ne sono testimoni le belle tute rosa che vedo là dietro. Avanti. Allora, se lo screening funziona nella breast unit, i casi positivi vengono presi in carico totalmente dalla struttura di diagnostica serologica che abbiamo istituito all'ospedale di Latina. Perché solo all'ospedale di Latina? Perché in questo momento la struttura di diagnostica serologica deve garantire un'altissima tecnologia e la possibilità di fare degli approfondimenti che negli altri ospedali non ci possiamo permettere. Nei nostri programmi c'era quello di attivare un secondo centro a Formia, ma a me il direttore lo sa, il personale non c'è e quindi bisogna fare prima altre cose. Quindi le donne, risultati positivi allo screening, arrivano al secondo livello, quindi fanno gli approfondimenti. Ecco qua, la struttura di diagnostica serologica, dato che lo screening non copre la fascia 40-49, che è una fascia importantissima, l'incidenza è anche leggermente in aumento. Non è vero che sono solo aumentati i tumori perché siamo più capaci a scoprirli. 40-49, chi ci lavora tutti i giorni lo sa, c'è un incremento dell'incidenza del tumore della mammella. Allora noi dovremmo, e abbiamo organizzato in questo modo, distribuire le mammografie di screening da fare allo screening e lasciare uno spazio per le prenotazioni a gruppo, per le prenotazioni personali alle donne da 40-49 anni, le donne sintomatiche non le parliamo, mi sento il nodulo oppure mi hanno trovato il nodulo, accedono. Le donne operate che devono essere seguite, sono cambiate anche le linee guida delle donne operate, non devono fare più tutti gli esami che venivano richiesti, ancora oggi ci sbattiamo la testa, però per almeno 2 anni dall'intervento devono fare alcuni accertamenti particolari, a 2 anni, a 5 anni, poi invece ne devono fare altri, in senso che nella mammografia clinica, nell'esame clinico e anche in qualche esame di laboratorio, punto, punto. Dopo 2 anni in campo è formata. E le donne ad alto rischio, anche qui la regione ha legiferato, ma non siamo ancora pronti a partire per l'alto rischio, anche se Antonella poi ci dirà, andiamo avanti. Quindi, prima di passare ad aprire lo screening a 45 anni, praticamente, perché vogliono fare una volta l'anno la mammografia, invece le donne da 50 a 69, una volta ogni 2 anni. Sono regole che tenete presenti, bisogna consolidare. Una volta che abbiamo consolidato intanto la fascia 50-69, la regione già ci permetterebbe e già ci ha permesso di aumentare a 74. Questo ce lo possiamo permettere perché devono fare la mammografia a cadenza biennale, mentre ancora non potremo garantire quello che fa l'Emilia Romagna di farla dai 45 anni, chiamandole a casa. Andiamo avanti. Allora, avevamo detto, allo stato attuale la diagnostica senologica, quella clinica, quindi deve garantire la mammografia clinica, che non è la mammografia di screening, è diversa, non entro nei particolari, ma è tutto studiato, standardizzato, ci sono i dati, ci sono le ricerche. La mammografia di screening è l'esame migliore, più semplice da fare ogni 2 anni per la prevenzione. E ottiene i risultati che noi ci prefiggiamo. Mentre invece la radiologia senologica, quella che sta nelle sezioni radiologiche degli ospedali, deve garantire la tripletta diagnostica, si chiama proprio così. Quindi si fa la mammografia, intendo soprattutto le donne dai 40 ai 49 anni, si fa la mammografia, si aggiunge l'ecografia, se il seno è denso, perché i casi che scappano dalla mammografia
non scappa un'ecografia associata, possibilmente fatta dallo stesso medico che fa la mammografia. Mentre dai 50 anni in poi, venendo il periodo della menopausa, il seno cambia, diventa più adiposo, più intenso, è sufficiente la sola mammografia. Okay? La visita senologica e l'ecografia è riservata alle giovani 25-39 anni, purtroppo ormai abbiamo casi anche in età giovanile, dai 30 anni in poi cominciamo a vedere. E poi deve garantire, abbiamo detto, il controllo delle donne operate. Riusciamo a fare tutto ciò, ancora non siamo però veramente operativi al 100%. Avanti. La struttura che è rimasta, me lo sono messo io a allora, quindi deve poter offrire, come dicevamo all'inizio, un elevato grado di specializzazione del personale addetto e abbiamo provato a fare questo e lo portiamo avanti, e l'alta tecnologia. Quindi diciamo anche che la Regione Lazio e l'ASL ci hanno dotato della tecnologia maggiore che c'è adesso in questo momento in giro. Quindi questo centro di secondo livello, mammografia clinica o diagnostica senologica, alla fine può fare la mammografia digitale diretta, possiede ecografi di alta fascia dedicati alla mammella, sonde dedicate, la risonanza magnetica mammaria, ultimamente abbiamo installato quella che ci serviva, la tomosintesi che noi utilizziamo per gli approfondimenti diagnostici, forse ne avete sentito parlare, la tumora, e siamo stati anche, ho notato con piacere che siamo stati gli stimolatori dei centri privati che ci sono in tutta la provincia, perché quando abbiamo messo noi la tomosintesi, dopo un anno l'hanno messa tutti, anche se se vi propongono di fare la tomosintesi come prima istanza è sbagliato. La tomosintesi prevede una dose di radiazione maggiore e viene fatta solo se c'è un sospetto alla mammografia basale. Poi c'è la sezione interdentistica, tutto quello che prevede quel famoso decreto della Regione Lazio che istituiva i centri di senologia. I prelievi vengono fatti sempre nella stessa sezione e possibilmente nello stesso giorno in cui si fa tutto l'accertamento. Quindi la tripletta si conclude con prelievo, mammografia e esame clinico, tutto nello stesso giorno. Andiamo avanti. Una volta fatta la diagnosi, la donna viene presa in carico totalmente dal gruppo multidisciplinare che si occupa della terapia del follow-up. È lungo il percorso, ma questa fase della vita in cui la malattia viene scoperta, trattata e poi seguita, finisce, diventa solo un brutto ricordo, ma il carico di lavoro su questa patologia viene suddivisa in almeno 12-14 specialità. Quindi quando eravamo a livello di personale dedizione, di questo livello Fabio Ricci, comunque nel triennio 2013-2015 la struttura di chirurgia senologica operava in media 110-120 tumori l'anno, parlo di tumori maligni. Viene fatta la prescrizione, non cambia nulla, viene solo codificato un comportamento, un'attenzione particolare alle diverse fasi del percorso, ma vengono potenziate le strutture di prevenzione e soprattutto le donne vengono accolte, non devono andare più a Roma che a Milano, come succedeva prima, perché c'è una struttura che le accoglie. Per cui nel 2016 diventano 204 i casi, in più ho commesso anche in 8 casi che vedete sono dei tumori avanzati, che ancora si vedono. La grande maggioranza sono tumori piccoli, diagnosticati a livello precoce, 204 sono tanti,
nel 2017 190, con 32 casi un pochino più avanzati, che vengono presi in carico e vengono operati successivamente. La cosa fondamentale è che c'è stato il lavorare insieme tra le strutture universitarie e le strutture ospedaliere. Noi nella gestione abbiamo strutture ospedaliere universitarie che collaborano insieme. Per esempio, nell'aspetto anatomopatologico c'è la testimonianza dei nostri colleghi che stanno qui, ma anche nell'aspetto della chirurgia, Fabio si può valere della chirurgia plastica del cuore clinico, quindi si fanno interventi di ricostruzione. Andiamo avanti, è finito. Allora, 320 tumori all'anno, anche se Susanna dice che sono un po' di più, ma comunque ho fatto un accordo tra lei e Fabio, 320 tumori che uccidono ogni anno sulle donne della nostra provincia. Allora, dobbiamo conoscere questo nemico, così lo andiamo a cercare. Quindi adesso vengono intercettati, curati e controllati i due terzi dei tumori incidenti. Prima della Blastomit eravamo un terzo. Molte donne, un terzo circa, migravano, andavano a Roma, andavano a Roma. Adesso ancora c'è questa massima libertà. Fatta la diagnosi, si parla, si comunica e si dà la massima libertà di andare dove uno vede. Però, visto che c'è una struttura che riesce ad intercettare e a mettersi a disposizione per la presa in carico, abbiamo che due terzi di questi tumori che uccidono ogni anno si rivolgono alla nostra struttura. E come vedete c'è ancora da fare. Grazie. Che i centri di senologia multidisciplinari aiutano di più a risolvere questo problema. Rispetto, infatti c'è una percentuale di sopravvivenza più alta del 18% rispetto a chi si rivolge a strutture non specializzate. E quindi le donne hanno una migliore qualità di vita. Il Parlamento europeo ha stabilito quindi che ogni paese dovrebbe dotarsi di una rete di breast unit, ma in alcune regioni il processo non è ancora stato avviato. Da noi invece, con l'energia del dottor Fabio Ricci, ha fatto sì che questa nostra breast unit invece funzioni benissimo. Prego, dottor Ricci, direttore clinico breast unit del Coreco. Buongiorno a tutti, grazie. I ringraziamenti sono doverosi, ma se comincio i ringraziamenti penso che prenderò tutto il tempo. Due ringraziamenti speciali a tutti i miei collaboratori e alle pazienti. Un ringraziamento speciale lo dovete consentire al direttore Casali, perché oggi è qui presente, nonostante vi assicuro degli impegni a cui non doveva mancare, ma c'è onore della sua presenza proprio per un atto di affetto nei confronti di tutta la breast unit delle nostre pazienti, il mio personale, se mi consentite. E a sua eccellenza il prefetto. Grazie. Io cercherò, insomma, De Masi già vi aveva raccontato parecchie cose, io cercherò di farvi un breve excursus su quella che è stata l'evoluzione della chirurgia attraverso l'arte. Un mio pallino l'ho sempre dedicato fin da ragazzo a questo aspetto. E quindi cercherò un po' di sdrammatizzare la situazione, ma di dare alcuni concetti di chirurgia in senso generale. Allora, l'evoluzione chirurgica della chirurgia senologica si basa su due pilastri, una parte la mammella e una parte la scelta. Quali sono le premesse biologiche? Le premesse biologiche è che la prognosi, cioè quindi la possibilità di vivere per una donna, è essenzialmente legata all'aggressività intrinseca di un tumore, quindi quando il tumore è aggressivo di per sé. Quindi qual è l'ipotesi da questa premessa? Che la mastectomia, cioè l'intervento altamente demolitivo, e vedremo perché questo impatta sulla donna, può essere sostituito da una chirurgia più limitata e da una radioterapia successiva.
Questi sono alcuni esempi di interventi di mastectomia, vedete gli antichi chirurghi che operavano praticamente senza guanti, senza nessun criterio di asepsi, e questo chiaramente al di là del tipo di intervento portava quasi al decesso delle pazienti con le infezioni che noi stessi portavamo sulla paziente. Andiamo avanti. Questi sono i primi esempi di radioterapia, qui c'è la dottoressa Fontana, pensate che questi uomini radiavano direttamente e alla fine morivano loro di tumore pur di salvare queste donne. Andiamo avanti. Perché con la mastectomia è un atto veramente sacrilego verso la donna? Perché in realtà è un martirio. È ben rappresentato da Sant'Agata, no? la donna che protegge, la santa che protegge le donne affette da tumore al seno. Cioè Sant'Agata nel 250 d.C. venne torturata perché rifiutò l'avanzo del governatore Quintiliano. E che cosa pensò questo? Di amputargli attraverso delle cesure il seno. Venne sbattuta in carcere con questo seno amputato, la notte venne visitata da San Pietro che le restituì il seno. Ecco, questo in termini detto si chiama restituzione di integro. Cioè quando noi agiamo su un corpo femminile dobbiamo pensare che facciamo un atto sacrilego, un martirio per questa donna, anche negli interventi conservativi, guardate, quindi alla fine dobbiamo restituire quello che si chiama l'immagine corporea. Andiamo avanti. Che cos'è l'immagine corporea? Brevemente, l'immagine corporea si divide in due parti. Abbiamo l'immagine, cioè come donna mi vedo, voglio essere vista e penso che gli altri mi vedono attraverso il mio seno, e l'identità corporea. Analizzeremo brevemente questi due concetti, ma prima, come è stato più volte richiamato da chi mi ha preceduto, la chirurgia senologica è un banco italiano. Noi abbiamo insegnato la chirurgia senologica a tutto il mondo. Quando i veronesi propose gli interventi conservativi ero poco più un ragazzo, ero appena laureato, il mio professore a Roma mi mandò a fare questo training a Milano, quindi sono innamorato di questo tipo di chirurgia, ma venivamo presi per pazzi, dove presentò al primo convegno i dati, venne praticamente quasi cacciato dall'Assise perché effettivamente era improponibile all'epoca pensare ad una chirurgia di tipo conservativo quando una donna era affetta da tumore al seno. Andiamo avanti, i primi studi si chiamano proprio Milano 1, Milano 2 e Milano 3, cosa simboleggiare il fatto che noi italiani abbiamo impostato le basi di quella che sarà successivamente la chirurgia e l'evoluzione della chirurgia. Andiamo avanti ancora. Quindi abbiamo detto che la chirurgia conservativa può essere, la chirurgia conservativa scaturisce dal fatto che associata alla radioterapia può sostituire, non sempre, la mastectomia. Andiamo avanti. Ecco, guardate questo quadro, questo è un quadro di Rembrandt, questa modella si chiamava Enrique Stoffels, e Rembrandt la dipinse con il cancro di mammella. Cioè questa donna aveva un cancro di mammella nel quadrante inferiore della mammella sinistra, è rappresentato al segno semiologico della cosiddetta buccia d'arancia. In questo caso chiaramente non si può produrre una chirurgia di tipo conservativo, quindi ecco qui l'importanza della prevenzione di cui parlava il dottor De Masi. Siamo arrivati nella nostra ASL, e questo è un dato veramente importante, a fare una chirurgia conservativa in oltre l'85% e 90% dei casi, quindi la percentuale dell'asticella di chirurgia conservativa si è molto elevata. Questi sono alcuni tipi di chirurgia, anche per conservare la cute e la leva, che vi risparmia, è troppo tecnica. Andiamo avanti. Ecco i risultati. I risultati possono essere simili a questa scultura di Michelangelo. Se guardate, questa è la notte della Cappella Medicea di Firenze. Se guardate, questo seno è un seno frutto. È un seno quasi appiccicato sul corpo maschile. È notorio che Michelangelo non amasse particolarmente le donne, e questi sono i risultati. Non ci dobbiamo sicuramente aspettare in un tipo di chirurgia avanzata quale deve essere attualmente la chirurgia del seno. Andiamo avanti. Di contro, qui abbiamo questo pittore del Seicento che si chiamava Cagnacci, chiamato dagli studenti di medicina il pittore delle tette perché dipingeva questa modella che si chiamava Teodora Stilitica, un seno assolutamente bellissimo. Ecco, questo è di contro, dall'altra parte, quello a cui deve tendere modernamente un chirurgo quando si accinge ad operare un seno. Andiamo avanti. Vediamo dall'altra parte, quindi alla conservazione dei linfonodi. Perché non dimentichiamo il fatto che togliere anche i linfonodi sotto la scena è un intervento impositivo, non si vede, ma ha delle conseguenze terribili sulla donna. Per quanto uno possa essere bravo, ha comunque una riduzione della funzionalità della spalla intorno al 25%. Il braccio, anche se ci sono delle tecniche conservative sviluppate per non, diciamo, aggredire particolarmente questo, scusate la tecnicità, la vena ascellare, permette quindi un drenaggio linfatico che favorisce anche con la fisioterapia. Noi abbiamo un ottimo servizio qui di fisioterapia, oggi presenteremo per la prima volta questo libretto proprio del percorso delle donne operate successivamente.
ci permette chiaramente di limitare questo deficit, ma è comunque un deficit, è un deficit importante, per cui è nata dall'idea, questa volta non italiana, dell'infolo sentinella, perché questa idea dell'infolo sentinella nasce negli Stati Uniti, nasce da un signore che si chiamava Morton, il cognome non è certamente così augurante, ma era comunque un signore che ha pensato nel melanoma ad applicare la tecnologia di tipo conservativa. Noi italiani, però, anche in questo caso, siamo stati bravi a traslare questi dati e a portarli per la prima volta, a pensare per la prima volta che potessero essere applicati sulla mammella, e abbiamo presentato in uno studio internazionale di 157 casi presentati in Inghilterra sull'ANSIT la possibilità tecnica di poter fare anche l'infolo sentinella sulla mammella. Andiamo avanti. Perché con la distensione linfonodale noi sappiamo che in realtà se io tolgo tutti i linfonodi, questo non migliora la prognosi, cioè non ha più chance di vita la paziente, per cui nasce il concetto del linfonodo sentinella. Andiamo avanti. Quindi è attendibile definire quando la malattia è estesa. Quindi ecco la prima rivoluzione culturale. Noi abbiamo pensato, questa è tipicamente italiana, che dobbiamo passare da un concetto diverso, dal concetto del massimo tollerato. Cioè noi medici prima ci siamo chiusi che potevamo aggredire il tumore demolendo il più possibile. Un errore che era chiaramente dovuto alle conoscenze dell'epoca, perché non avevamo bene idea di che cosa fosse la biologia molecolare. Qui la professoressa Roggio dovrebbe fare una lezione magistrale, ma pensavamo quindi ad un attacco massivo verso un nemico. In realtà dopo ci siamo resi conto che quello che veramente era importante era il trattamento minimo efficace, cioè fare quello che era efficace senza danneggiare particolarmente il ricevente, cioè la donna, per permettergli attraverso le sue difese di combattere la malattia. Un concetto assolutamente rivoluzionario. Andiamo avanti. E quindi è nata la chirurgia oncoplastica. Questa chirurgia oncoplastica è nata per un italiano che lavorava all'estero, che ho avuto l'onore di conoscere e lavorare un po' con lui, che si chiamava Paolo Cancellaro, che proprio ha deceduto per un tumore della prostata. La chirurgia oncoplastica è un concetto che deve coniugare l'aspetto estetico con la radicalità oncologica, cioè io devo mirare a togliere tutto il tumore, ma nello stesso tempo a garantire esteticamente l'immagine della donna. Andiamo avanti. Quindi che cos'è il trattamento minimo efficace? Significa tutto questo, guardate la diagnosi precoce, l'immagine femminile, l'immagine corporea, tutto per la donna, è l'estetica, la sessualità, l'erotismo, la seduzione, la capacità relazionale, anche un'identità corporea e anche l'importanza del seno che illustrerò brevemente. Andiamo avanti. Quindi ecco, questa è la fondatina, un quadro fantastico di Raffaello, che penso che sia considerato nell'ambito il più bel busto mai dipinto, proprio per la proporzione degli elementi, le spalle, la proiezione del corpo mammario, eccetera. Andiamo avanti. Di contro, ecco la criminalità e la seduzione. Questa è la storia di Giuditta e Doloferro. Questo è un quadro di Caravaggio. E perché è importante? Perché Caravaggio, quando dipinse questo quadro, la prima volta dipinse Giuditta, che questa era la modella figli dei Melandroni, senza sé, cioè senza questo giacchino rosa. Questo giacchino bianco l'ha voluto mettere perché era stato censurato dalla Chiesa, ma in realtà voleva simboleggiare la seduzione, cioè questa donna che viene ospitata nella tenda di Oloferra, di far vedere un sacco di cose. Praticamente dopo che Oloferra aveva, diciamo così, esaurito tutti i suoi desideri, si attualmente lei lo decanta. Ecco, la seduzione femminile attraverso il seno. Andiamo avanti. Di contro, Maria Lacquanza, Maria dell'Arte, cioè qui è il quadro della Madonna che allatta. Se voi vedete questo quadro e guardate lo sguardo del bambino, avete l'impressione di essere proiettati all'interno di questa struttura. Questa è una quasi tridimensionale. Cioè voi partecipate a questo processo di integrazione madre-figlio, cioè da una parte maternità vita, dall'altra parte il seno che richiama lo spettatore all'esterno, quasi a simboleggiare attraverso il seno che è la madre dell'umanità, cioè attraverso il seno si sviluppa anche la nostra umanità. Ecco l'altro aspetto, abbiamo parlato di immagine corporea, ma c'è anche l'identità corporea, cioè l'immagine è come un livello vuole essere visto, l'identità corporea è il seno che accompagna la vita di una donna. Cioè la donna attraverso il seno vive la sua vita. Guardate che anche le donne di 90 anni, quando gli uomini hanno un tumore avanzato di donne del seno, hanno un trauma micidiale, perché significa che in quel momento perde di tutto. Perde l'idea del primo bacio, del primo approccio, della prima allattamento, della prima gravidanza. Tutto quello che ha rappresentato la vita di una donna attraverso il seno, questa è l'identità corporea. Questo quadro di dentro la rappresenta magnificamente. La bambina, la donna, la serenità, l'anzianità attraverso il seno. Andiamo.
Di contro, pensate un po', questo per esempio è la morte di Pitone, è tratto nel quarto libro dell'Enea, cioè Pitone viene abbandonato da Enea, che cosa fa? Si mette sul luogo per farsi, si uccide praticamente con la spada di Enea, che cosa fa? Dando simbolismo a questa sua uccisione, si amputa il seno attraverso la spada. Cioè lei non vuole dire io ho fallito come donna, come principessa, e quindi mi amputo il seno prima di morire, cioè il seno amputato vuole significare un taglio nel passato. Io attraverso questo gesto donna voglio cancellare tutto ciò che è stato nel mio passato. Pensate alla simbologia del seno. Andiamo avanti. Questo è un quadro che è tappo inverno, quindi tutte le donne di inverno saranno soddisfatte di questa scultura. Ecco, come la signora, perché nata la storia della mansione canina, è sempre nel secondo libro delle Eneide, combatteva, questa donna combatteva a seno nudo, perché la mansione combatteva a seno nudo con il seno destro scoperto, perché aveva più facilità nel tirare l'arco. Bene, quando Camilla va in battaglia, un giavellotto gli viene scagliato da, un etrusco che si chiamava Rute, dove la colpisce proprio sul seno. Ecco, anche questo simbolismo. Questa donna muore per i propri ideali attraverso un giavellotto che gli colpisce e gli distrugge il seno. Pensate un po' a quanto significava anche l'amore degli antichi a quest'organo, così evocativo anche di complessi ed ancestrali suggestioni. Andiamo avanti. Ma ecco anche la mitologia greca. Pensate alla mitologia greca. Qui abbiamo Ercole che era nato da una relazione Zeus e la Giulove, con una mortale bellissima che si chiamava Alcmene, nasce Ercole. Era nato dall'unione tra un mortale e un mortale, quindi era mortale questo bambino. Lui che cosa fa? Ordina a Mercurio di portarla dall'altare sul seno della moglie Giunone per renderlo immortale. Ecco, le succhiava il latte così altamente che questo latte che viene fuori dal seno di Giunone schizza in cielo. E perché schizza in cielo? Va a formare la Via Lattea. Pensate che la Via Lattea si chiama così perché nasce dal seno di una donna. Pensate quanto simbolismo davano gli antichi anche a questa storia. Di contro, andiamo avanti, nell'iconografia cristiana, San Bernardo che va a pregare, gli schizza il sangue e il latte della Madonna, e lui da quel momento diventa un grande oratore. Che il latte della Madonna, pensate, è anche la fonte del sapere teologico, tutta la teologia cristiana è basata sul latte della Madonna, paragonato un po' al sangue di Cristo. Quindi il latte della Madonna è uguale al sangue di Cristo sulla croce. Andiamo avanti. Questo invece l'ho messo all'ultimo perché secondo me è la più bella scultura mai realizzata da essere umano. Questa è la storia di Amorexina e esprime veramente l'amore universale. Io penso che nessuna persona di sensibilità umana non può amare questa scultura. Amorexina è una storia bellissima, tratta dalle Metamorfosi di Lucio Apuleio, e dice della storia di questa donna che era follemente innamorata di questo dio, però tradisce la sua fiducia. E questa donna perde tutta la sua vita a rincuorare questo amore fino al punto di arrivare alla fine a realizzarlo. Se voi vedete l'unione in questo vale, questa donna che cinge la testa e lui che le tiene in braccio e le cinge il seno, è l'espressione massima della potenza dell'amore. Ecco, questa scultura esprime l'universalità dell'amore attraverso il seno. Penso che veramente sia una cosa meravigliosa. L'universalità dell'amore, il senso dell'amore verso tutte le persone e anche il messaggio salvifico. Cioè noi attraverso l'amore, attraverso il seno di questa donna, possiamo veramente arrivare fino al punto di salvare l'umanità. Andiamo avanti. Il Parlamento Europeo, già l'ho detto Carlo, andiamo avanti. Questa è la Prestinute. Guardate che le Prestinute si chiamano Prestinute, non è un termine italiano. Si chiamava Luigi Catagliotti, era l'ordinario di semologia all'Università di Firenze, che la chiamava all'inizio la casa delle donne. Guardate, questa è la diapositiva originale che ho avuto da lui, dove lui pensava a una casa delle donne, dopo se ne sono appropriati gli americani, come spesso noi siamo bravi a fare, accedere ai nostri ideali altri, ma in realtà è un'idea di italiano. Noi attuiamo una tecnica in desaggio, questo ve lo risparmio, andiamo avanti. E perché abbiamo attuato questa tecnica dei saggi? Noi facciamo un percorso, diciamo, non ospedalizzando le pazienti, lo operiamo la mattina e andiamo a casa la sera, anche grazie a tutta la mia equipe e ai miei collaboratori che ringrazio pubblicamente. Questo serve ad eliminare che cosa? I cosiddetti modi in barriera. Andiamo avanti. Ecco, i modi in barriera sono, vedete, questa donna malata che, e dall'altra parte ci sono i medici.
è come se tra noi e loro ci fosse un muro, noi dobbiamo abbattere questo muro. E quindi che cosa abbiamo cercato di fare concretamente? Andiamo avanti. Ecco, abbiamo cercato di stabilire un programma di collaborazione. Noi pensiamo e cerchiamo di fare in modo che le nostre donne e tutto il percorso della Breast Unit vengano loro stesse, diventano una parte integrante, cioè non c'è più distinzione quasi tra medico e paziente, ma diventiamo un tutt'uno. Perché vedete, la cosa importante è che quando la donna è già stato sottolineato, viene fatta la diagnosi di un paziente, in quel momento ha un periodo di sbandamento. Io l'ho rappresentata così, questa donna dentro una camera buia, che vede un'immagine sul fondo riflessa, confusa, sdoppiata, eccetera. È un po' quello che si chiamava, l'ho chiamato un'interpretazione che era moderna del mito di Platone, il mito della coscienza, no? Questi schiavi che stavano buttati dentro una grotta legati con delle catene, alla fine si librano per andare verso la luce, verso la coscienza, questa è la spinta dell'essere umano, altrimenti non saremo uomini ma animali, come diceva Kant. Quindi il mito della caverna in senso moderno, perché? Vedete, questa donna è libera, non ha le catene come gli schiavi di Platone attaccati, ma quelle che chiamano le catene della mente, che sono fatte dai propri concetti, pregiudizi, sospetti, timori, quando la donna viene colpita da tumore al seno. Andiamo avanti. Quindi abbiamo pensato, questa è l'idea nostra, alla spirale virtuosa, cioè questa donna che precipita in questo buco scuro, piano piano deve percorrere questa spirale per arrivare alla luce, cioè dalle tenebre della malattia alla luce della guarigione. Perché abbiamo pensato alla spirale? Perché guardate, in questo percorso molto spesso le donne hanno l'idea di non fare promesse. È come se percorressero questi giri della spirale, quindi è come se avessero sempre lo stesso punto, ma in realtà alla fine la spirale ti porta verso la luce e ti rieleva progressivamente verso l'alto. Andiamo avanti. Quindi questo lavoro di squadra, andiamo avanti. E quindi ecco l'idea che è stata più volte accennata, anche questa nasce da un'idea di un italiano che si chiama dottoressa Barbagallo di Palermo. Cioè l'idea della presa in carico del paziente, che si usa un termine tecnico, si chiama caregiver, viene chiamata caregiver. Cioè, e anche questa idea del caregiver è nata da questo affresco della terza stanza di Museo Vaticano, che si chiama la stanza dell'incendio di Borgo. Se voi vedete sulla sinistra c'è Enea, che si carica sulle spalle il padre malato al chiese fuggendo da troia in fiamme. Ecco, l'idea è questa. Cioè farsi carico letteralmente, quasi fisicamente del paziente, accompagnando in tutto il percorso diagnostico terapeutico, in un'alleanza terapeutica, se vogliamo, tra noi, i familiari e il paziente stesso. Andiamo avanti. Questi sono i nostri lavori, sui nostri concetti presentati in varie assise. Avanti, avanti velocemente, avanti, avanti, avanti. Ecco, questi sono alcuni mostri che abbiamo presentato a San Antonio, avanti, quest'altro successivamente. Ecco, il futuro. Se uno è credente può anche affidarsi ad un futuro divino. Questo è il miracolo di Beatrice Despi, questa donna malata di tumore ulcerato al canto destro, va a trovare San Carlo, torna a casa e trova il suo seno miracolosamente guarito. E qui questo pittore, che si chiamava Alberto Cerano, descrive proprio, vedete, l'espressione della paziente, della incredulità della serva e dello stupore della paziente stessa. Andiamo avanti. Ma quello che è veramente importante è la scienza. Questa vignetta me l'ha prestata Alberto Brancato, un chirurgo plastico argentino di origine italiana, che metteva questa vignetta che effettivamente mette un po' paura. C'è un paziente che sta entrando in sala operatoria e che sopra c'è scritto erare umano mest, cioè sbagliare è umano. Certo, un paziente che vede scritto questo sull'entrata della sala operatoria vuole spaventarsi, in realtà è una provocazione. Cioè vuole dire a noi medici, guardate che noi dobbiamo essere uniti, dobbiamo sempre confrontarci con la realtà, non dobbiamo mai pensare di essere arrivati, dobbiamo sempre mirare a qualcosa di diverso, di più profondo, dobbiamo sempre studiare e andare avanti. Quindi questa idea non è, come direbbero i colpi latini, sicuramente semplice, così semplicemente un messaggio di tipo un uomo può sbagliare, questo è assodato, è scontato, ma vuole essere semplicemente un messaggio per dire dobbiamo migliorare, perché questo ci permette di elevare sempre di più gli standard di sicurezza e di qualità a favore delle nostre pazienti. Andiamo avanti. Quindi ecco la seconda rivoluzione culturale, questa, cioè l'idea che tutto ciò che è stato già detto è il dottor Casati, di questo bisogna dargli atto, è veramente un sostenitore di questo concetto. L'idea è che le strutture devono ruotare intorno alla paziente, non è quella paziente che deve andare ad elemosinare il percorso e a chiedere, ma è tutto quanto questo. Per questo le associazioni sono importanti, tutte le associazioni, il tribunale dei diritti del malato,
deve essere un'alleanza a favore delle donne, è simboleggiata da questo quadro di Caravaggio. Cioè questo è stato assunto a manifesto della cultura scientifica. Se voi guardate, Caravaggio è, cioè il medico è come San Tommaso, che va a mettere il dito nella piaga, cioè il medico va ad indagare la malattia. Dall'altra parte c'è Gesù che con la mano destra sposta il sudario e dice al medico: fai quello che devi fare. Poi a un certo punto con la mano sinistra ti blocca, perché io medico non sono Dio che scende sulla terra. Non è che io voglio creare e necessariamente questo si viene in rapporti amorosi in paradiso sulla terra, ma non può essere creato in altro modo. Quindi il mio medico deve avere l'idea di dove mi devo fermare proprio per rispetto alla paziente. Andiamo avanti. Ecco, ho concluso. Diciamo dal terremoto della malattia alla rinascita del trattamento. Noi abbiamo usato questo sistema un po', se mi consentite, spero di non aver annoiato, culturale di percorso chirurgico attraverso l'arte. Ripeto, è sempre stato il mio pallino, proprio per mettere al centro e stressare ancora di più la centralità della paziente rispetto a tutto il resto. È un fare cultura. Guardate che il cancro si vincerà solo se noi facciamo promozione culturale con l'università, con le associazioni, con l'integrazione. Il cancro si vincerà se perché diventa una battaglia di tipo culturale. Se noi non entriamo in questo concetto, in questo meccanismo di cancro, il cancro non sarà mai debellato. Noi collaboriamo con un'equipe sudamericana, la dottoressa Ines Bucimazza, che dirige il centro di senologia di Roma, mi mandava questa frase di Nelson Mandela a cui sono molto affezionato. La traduco e dice chiaramente che la cultura è l'arma più potente che noi possiamo utilizzare per cambiare il mondo. Vi ringrazio e buongiorno. Grazie a tutti amici, veramente interessante questo spunto sull'arte, ma una cosa io ho adorato, è stata detta un po' la comunicazione, cioè la casa delle donne poi si trasforma in prestigioni finanziarie americane, insomma, cioè quindi noi non riusciamo a tenere nulla di nostro perché manchiamo di comunicazione, la scienza non comunica. Tanto è vero che il ministro Profumo, quando io ero ancora minore, istituì un portale internazionale della ricerca proprio per tentare di fare in maniera che la scienza si parlasse, quindi i laboratori mettessero in comune le loro ricerche. E si chiama Research Inter di questo portale e sta tentando in tutti i modi, ma con difficoltà, a far parlare veramente i vari laboratori. Purtroppo non è facile questo. E ha parlato anche di istituzioni. Ecco, veniamo alle istituzioni. C'è uno studio del settimanale The Economist che dice che in tutta Europa, accade in tutta Europa, che dopo la malattia è difficile tornare all'attività professionale. In Italia, su un totale di 1 milione di pazienti sopravvissuti al cancro in età lavorativa, 274.000 persone sono state licenziate, costrette al pensionamento o alle dimissioni. Tra l'altro c'è anche uno studio di Europa Donna Italia, vero? Che dice che su 122 donne in età lavorativa colpite da tumore al seno, la metà ha avuto problemi nel tornare al lavoro. Ecco, le istituzioni ora qui sono presenti, adesso il dottor Casati farà il suo intervento, però dobbiamo tenere conto anche di questo aspetto secondario della malattia. Prego, dottor Casati. Dottor Casati, direttore generale dell'Ausa di Latina, adesso farà il suo intervento. Grazie. Grazie. È interessante, un altro spunto di riflessione. Allora, intanto sono pericolosissimo perché con tutte le cose che sono state dette io mi sono preso nota di alcuni aspetti che sono assolutamente interessanti. Io cerco di stringarmi un po', partendo intanto da un presupposto che ringrazio il professor Pedrosa, che ci hanno detto un sacco di cose sull'integrazione tra le associazioni e il sistema sanitario, che mi ha risparmiato un pochettino di lavoro. E poi ci sono tutte le associazioni che sicuramente, no? Parleranno dopo di me, che sicuramente potranno integrare la riflessione. Quindi magari è anche importante ragionare su come noi ci stiamo preparando all'integrazione, per poter essere integrati davvero all'interno dell'azienda e poi anche con le associazioni, con i soggetti.
soggetti esterni che evidentemente intervengono e collaborano sullo sviluppo di un percorso. Sono uscite, io ho segnato alcune parole chiave, no? A partire dal tema della centralità del paziente, quindi della presa in carico di continuità assistenziale da un lato, che è uno degli obiettivi che dobbiamo assolutamente raggiungere, e poi sono stati posti tre punti, a mio giudizio, di estremo rilievo e strettamente connessi tra di loro. Risorse, prevenzione, integrazione. Quindi queste tre parole chiave che durante le varie riflessioni che sono state fatte sono emerse. E il punto sulle risorse è sempre la nota dolente. D'altronde, però, avete anche sentito dal tribunale, giustamente, noi abbiamo una bellissima norma a livello regionale per fare le reti, eccetera, eccetera, parzialmente applicata, da noi uscita ISO risorse. E chiaramente quante ISO risorse, poi uno agisce con le risorse che ha. Questo, da un certo punto di vista, non è un problema, se non le risorse le usiamo bene. Okay? Però questo concetto delle risorse che abbiamo a disposizione è una cosa che dobbiamo avere ben presente. Nel 1991-92 ho avuto l'occasione di farmi una settimanella a Bucarest su un progetto della Banca Mondiale, e a quell'epoca il sistema sanitario rumeno aveva, spavo di dire perché all'epoca erano ancora 200 milioni di lire come fondo sanitario nazionale, cioè aveva come finanziato il sistema sanitario, diciamo, una quantità di risorse che era quella che utilizzava in quello stesso anno l'azienda USL di Piacenza, che era un terzo della provincia. Della provincia di Piacenza, poi c'erano altre due aziende sanitarie locali. In tutto il paese c'erano due TAC che erano le tecnologie più evolute in assoluto, per 20 milioni di abitanti, i reparti di terapia intensiva erano 20 posti letto in unico stanzone con due infermieri per turno, e non c'era un posto letto attrezzato. Okay. Quindi ogni paese, ogni sistema destina al sistema sanitario una certa quantità di risorse. Noi siamo meno fortunati di altri paesi, perché la spesa sanitaria nostra, in termini percentuali dei paesi europei, è tra le più basse, se non la più bassa, tranne appunto paesi che, cioè, intanto vogliamo anche la Latina, perché il nostro sistema non è certo così spiaccinato, anche dal punto di vista delle classifiche di livello internazionale che ci pongono sempre per i sistemi sanitari. Le risorse possono essere utilizzate meglio, e qui vado alla seconda parola chiave, se facciamo tanta prevenzione. Provate a immaginare in Italia un appartamento dove teniamo le finestre aperte d'inverno e ci lamentiamo perché non c'è abbastanza caldo, quindi chiediamo al condominio di alzare il riscaldamento, come solito, perché abbiamo freddo. Non ci sarà mai un condominio con una potenza di riscaldamento sufficiente per riscaldare una casa con le finestre aperte. E allora dobbiamo imparare intanto a chiudere le finestre facendo attività di prevenzione, perché forse la capacità di riscaldare in quel condominio sarà sufficiente per tutti gli appartamenti. E quindi dobbiamo imparare a chiudere le finestre. E su questo dobbiamo veramente fare un patto tra sistema sanitario e cittadini. È importante avere la risposta di adesione alle chiamate di screening. Aiutateci a non sbagliare l'indirizzo, perché a volte siamo noi mandiamo la lettera di invito all'indirizzo sbagliato, troviamo magari un sistema più efficace, però abbiamo bisogno che le persone agiscano, perché se le persone agiscono e fanno prevenzione, le risorse che abbiamo cominciano a diventare più sufficienti di quanto non lo erano il giorno prima. Non so se questo è chiaro, però questo è un punto fondamentale. Il nostro è un sistema sanitario che usa quasi tutte le risorse per la parte dell'emergenza. Questo vuol dire che
che non c'è abbastanza prevenzione. Non è solo un problema che mancano le risorse per fare un'altra cosa. Stante un vincolo di risorse complessivo, io riesco ad utilizzarle bene se facendo un fatto sposto le risorse dalle funzioni di emergenza alle funzioni di prevenzione e di assistenza territoriale. E poi c'è il tema dell'integrazione. L'integrazione è una cosa più importante, perché senza integrazione noi le risorse le buttiamo via. Le buttiamo via perché facciamo due volte la stessa cosa, quando lo vedo, una volta facciamo tre, quattro. No? Ripetiamo i percorsi, ma soprattutto non riusciamo ad agire come un unico corpo. E quindi l'altra cosa problematica è che trasferiamo informazioni diverse, spesso contrastanti, ai pazienti. E anche in questo caso noi andiamo a creare una situazione dove le persone nell'incertezza consumano più servizi sanitari quando questo non è assolutamente necessario. L'integrazione non è solo che lavoriamo assieme, ma che riusciamo a condividere un modo di lavorare, un obiettivo comune. E l'integrazione funziona se ci sono due punti importanti. Uno, una leadership, perché senza leadership tanti soggetti diversi fanno fatica a lavorare assieme. E poi se c'è la consapevolezza di un obiettivo comune e se questo obiettivo comune prevale alle cose che invece normalmente tra soggetti diversi, no? Cose che ci separano, no? Tra persone diverse o tra soggetti organizzativi diversi, tra un'azienda sanitaria locale, una situazione di contagiato, tra l'azienda sanitaria locale e l'università, tra l'azienda sanitaria locale e l'azienda ospedaliera. È ovvio che ci sono interessi diversi, ci sono obiettivi particolari di ciascuno di questi soggetti che sono diversi, ma se noi non riusciamo a lavorare su una parte comune, non riusciremo mai a integrarci. Scusate se dico queste cose, perché a volte ho la percezione che nonostante il desiderio di voler collaborare assieme si faccia fatica a superare le cose che ci dividono, perché se ci si concentra su quelle piuttosto che sulle cose che possiamo fare assieme, e questo non aiuta i processi di collaborazione. Io sto cercando, da quando sono arrivato, quasi come un ibrido tra uno che cerca di costruire un vaso e uno che gioca a scacchi, di provare, come dire, a cambiare il modo di fare sanità all'interno dell'azienda. Siamo partiti con i percorsi clinico assistenziali. Non è che questa azienda non ne avesse di percorsi. Il caso del tumore della mammella è un esempio, perché già esisteva un percorso quando sono arrivato, già esisteva questa prima versione di Prestium che adesso è finalmente strutturato con l'atto aziendale nuovo. C'erano forme di collaborazione tra la prevenzione e l'ospedale e tra l'azienda sanitaria e l'università e tra l'azienda sanitaria e l'associazione di volontariato. Però il percorso non era un patrimonio dell'azienda, era un patrimonio di pezzi dell'azienda e ognuno definiva il proprio segmento indipendentemente da quello che veniva definito da altri pezzi dell'organizzazione. Non so se sono riuscito a spiegarmi, cioè c'erano tanti pezzi di un puzzle e che dovevano essere in qualche modo messi assieme. E quindi la prima operazione che ho cercato di fare attraverso io del progetto Percorsi, devo ringraziare quella fanciulla che sta là in fondo, che si chiama Susanna Busto, no, per gli sforzi che ha compiuto per mettere insieme tanti professionisti dell'ospedale, del territorio, per incominciare a definire dei percorsi con un linguaggio aziendale. Cioè quello che noi cominciamo ad avere oggi è che abbiamo 5, poi ne arriveremo ad avere 10, 15, 20, poi abbiamo un punto dove tanti percorsi non si possono condurre, però sono tutti scritti con il medesimo linguaggio e possono essere compresi da tutti coloro che lavorano all'interno dell'azienda, perché le modalità di rappresentazione di questi percorsi è sempre
la medesima, il linguaggio con cui vengono individuate le cose da fare è sempre la medesima, le prestazioni che devono essere effettuate sono sempre chiamate allo stesso modo e quindi diventa progressivamente un patrimonio culturale dell'azienda. Cosa stiamo facendo ancora? Perché ovviamente andare a definire su un pezzo di carta il percorso non vuol dire che quel percorso si fa. Quindi da un lato ci siamo preoccupati di attivare un primo sistema di monitoraggio, è la prima volta che lo dichiariamo in pubblico, abbiamo un primo prototipo di sistema di monitoraggio dei percorsi almeno all'interno del segmento ospedaliero. Cioè noi sappiamo dal primo contatto con l'ospedale fino alla dimissione che cosa succede a quella persona. In alcune fasi del percorso lo sappiamo minuto per minuto. Io sono un paziente, proprio il pronto soccorso di 8:23, è stato visitato alle 12:14, è stato diagnosticato alle 17:41, è stato preso in carico dal reparto e questo lo posso vedere su tutti i pazienti e lo posso vedere su tutti i pazienti che hanno quello stesso tipo di problema di salute. Non so se è settimana prossima, ma poi di settimana avremo il primo incontro con un gruppo di clinici che metteremo in una stanza a giocare con questo primo sistema di monitoraggio, dove loro cominceranno a selezionare i problemi di salute e cominceranno a vedere come questi problemi di salute sono trattati all'interno dell'ospedale. Quindi vedono come sono trattati alcune patologie, prendete l'infarto, quando vanno in patologia piuttosto che in medicina generale, che tipo di prestazioni di laboratorio fanno, quanto tempo rimane l'intelligenza, se non curato meglio che da una parte o dall'altra. L'altra cosa che verrà fuori è che anche quando il paziente entra in quella stessa operativa, cioè tutti gli infarti all'interno della cardiologia, esiste una variabilità di trattamento molto elevata che non sempre è giustificata da fattori epidemiologici e dalle caratteristiche del paziente. E questo ovviamente dovrà aiutare queste persone, i nostri clinici, i nostri infermieri, i nostri tecnici, a domandarsi se quella variabilità è giustificata oppure devono essere un po' più integrati, okay? Quindi lavorare un po' di più assieme e non a compartimenti stanchi. Un'altra cosa che stiamo facendo è che avere il percorso su un pezzo di carta e avere le primi dati di monitoraggio, poi faremo anche il pezzo territoriale, comunque perché dobbiamo sapere tutto dei problemi di salute, stiamo progettando ancora una volta l'innanzi di plan per il lavoro che sta facendo, che è faticosissimo. Stiamo immaginando di descrivere, integrare un modello organizzativo di tipo tradizionale, noi siamo abituati a pensare le aziende, i dipartimenti, le unità operative, con incarichi professionali affidati ai medici che non hanno responsabilità di struttura, quindi non sono primati, incarichi di referente sui percorsi clinico-assistenziali. In che modo? Individuando un referente per ciascuna delle unità operative che è toccata dal percorso. Perché è importante questo? Perché nel momento in cui noi andremo a deliberare il prossimo percorso, il prossimo PDA, ovviamente la stessa cosa dobbiamo fare anche sul PDA della mammella, che non l'abbiamo ancora fatto, però andiamo anche a deliberare il team multidisciplinare del percorso, cioè insieme i medici che in tutte le diverse unità operative dell'azienda sono interessati dal tipo di problema salute e sono formalmente riconosciuti come parte di quel gruppo e che hanno il compito di vedere quelli che sono gli esiti del monitoraggio del percorso, di studiare, immaginare quali sono i processi di miglioramento da introdurre e quindi lavorare anche il posto personale. Lavorare insieme all'azienda per introdurre le innovazioni organizzative di processo che possono aiutare l'azienda a fornire risultati migliori rispetto a quelli che si facevano prima. Guardate che è di fondamentale importanza perché non è normale, anche se può sembrare strano, non è normale che ci siano questi confronti multidisciplinari. Il caso della Breast Fusion è un caso
bravo, è un buon pedagogo all'interno dell'azienda. Ci si confronta spesso su singoli casi, ma quindi ho un caso complesso e chiedo la consulenza del collega, ma non è sistema il fatto di prendere in esame le performance di tutti i tumori della mammella, di tutti gli infarti, di tutti gli ictus, di tutti gli diabeti, e di cercare di capire come noi possiamo garantire un servizio migliore, in una logica che coinvolge tutti i vari soggetti. Stiamo intervenendo, anzi siamo già intervenuti, sul modello di governance delle aziende, perché per avere i percorsi, avere il monitoraggio, cominciare ad avere le persone che si occupano di problemi di salute all'interno dell'azienda, deve poi essere accompagnato da qualcuno che in un qualche modo fa da discussant, non so come dire, nei rapporti con quel team di percorso che viene costruito. E questi sono i direttori di distretto, dal punto di vista, se volete, di ruoli, committenze e tutela di fronte della popolazione. I direttori di distretto da qualche settimana non sono più responsabili dell'organizzazione dei servizi, non sono più responsabili della protezione, perché è stato istituito il Dipartimento di Assistenza Primaria, e invece si occupano, cominciano ad occuparsi, ovviamente è un percorso di crescita dell'azienda, perché culturando le persone che ci lavorano, si occupano di identificare il fabbisogno e di monitorare che effettivamente le cose che andiamo a scrivere sui percorsi vengano fatte. Lunedì abbiamo un incontro, spero, lunedì mattina un incontro con tutti i direttori di distretto dove andremo a validare, per esempio, il fabbisogno che noi abbiamo bisogno per garantire l'attività di controllo sul percorso del diabete, sul percorso della DPCO, sul percorso dello scompenso cardiaco. Una volta che avremo stabilito quello, cominceremo a inserire anche i percorsi oncologici. Cosa vuol dire stabilire il fabbisogno? Significa che finalmente qualcuno mi dice: guarda, che io per seguire tutti i pazienti diabetici, in base ai percorsi che abbiamo concordato, ho bisogno di 15.000 ore di oculista, e queste devono essere distribuite in questo modo sul territorio. E quindi io, come direttore generale e responsabile anche della parte della produzione, dovrò mettere a disposizione le 15.000 ore di oculista, e questo un po' le metterò a disposizione direttamente con i miei oculisti, e un po' le andrò a prendere dall'università, un po' le andrò a prendere dai medici sumaisti, un po' farò contratti aggiuntivi per poter fare in modo che tutti i pazienti diabetici possano essere controllati. E se io non controllo i pazienti diabetici, non verifico che loro facciano la terapia, allo stesso modo della prevenzione, i pazienti poi ritrovano il pronto soccorso e quindi buttano via le risorse poche che abbiamo a disposizione. Io devo fare in modo che le persone si prendano cura di sé, e quindi in questo senso io devo aiutare. Oltre ad avere questo ruolo di direttore del distretto, ci sarà anche l'unità operativa di governo clinico, che invece farà da motore. Questo governo clinico c'è la professoressa Musco, si occuperà di percorsi, ci saranno poi altri medici che si occuperanno di fare l'audit. Cos'è l'audit? Una volta che noi scopriamo che sul percorso del diabete o sul percorso del tumore della mammella abbiamo delle non conformità, cioè non riusciamo a fare tutto quello che ci eravamo promessi di fare, ho bisogno di un esperto che con un occhio esterno vada a fare un approfondimento e dica: bene, ma perché non provi a percorrere questa strada alternativa? Perché questo gruppo di pazienti non pensi di spostarli sul secondo livello piuttosto che invece tenerli sulla parte, perché abbiamo studiato, abbiamo capito che in base alle evidence-based medicine, in base alle evidence, in base a, si può fare in modo diverso, e quindi aiutano questi del governo clinico, queste persone che lavorano al governo clinico, aiuteranno a capire i problemi sia nei rapporti con i distretti sia nei rapporti con il team di percorso. Non è finita, perché l'ultimo pezzo, spero che sarà pronto, lo avrete, è l'istituzione di pool di infermieri che opereranno sul territorio. Partiremo con un paio di realtà e poi vedremo che cosa riusciremo a sviluppare nel prossimo futuro, dove questi infermieri faranno la vera presa in carico assistenziale, quindi non ci muoviamo per la clinica, perché ormai
il medico di medicina generale responsabile, no, della nostra salute, come tutore e persona che ci aiuta nel fare i nostri percorsi di salute, però avere anche questo pool di infermieri che in qualche modo già definiscono i piani di lavoro per le attività di follow-up che le persone, i pazienti, i cronici, i pazienti che hanno subito interventi chirurgici per problematiche che trattano cronici devono fare nella loro vita. Cioè dire, quell'attività che fa in modo che le persone non si sentano isolate, abbandonate dal sistema, che non debbano fare fini interminabili al CUP per ricevere una prestazione che è programmabile. Okay. Per verificare o aiutare il paziente nel ricordarsi che deve prendere determinati farmaci, che deve preoccuparsi di fare determinate attività, no? Quindi con una sorta di attività che in parte sono attività, se volete, di back office che voi non riuscirete a vedere fisicamente, una parte di attività vicina di prossimità, vicino alle persone, che attraverso il telefono, attraverso i contatti personali, no? Cercherà di aiutare le persone a fare in modo che si prendano cura di sé. E questo è l'elemento distintivo di un'azienda territoriale. Cominceremo con poche cose, con piccole sperimentazioni per poi progressare in sistema. Quindi sto cercando, vedete, di mettere insieme una serie di pezzi di puzzle, giocando a scacchi, perché non è facile all'interno della nostra azienda avviare un processo di questo genere. Quindi io vorrei tornare al suo dato di apertura, perché ovviamente io nel fare questa operazione mi preoccupo soprattutto della persona malata, non della malattia, ma della persona malata che devo aiutare per, diciamo, ottenere uno stato di salute migliore, quantomeno uno stato di salute che non peggiora, perché non sempre si riescono a curare le persone. Però esiste anche un mondo che va al di fuori di questo, quindi è vero quello che lei dice, per esempio ci sono le persone che poi hanno difficoltà nel essere inserite nel mondo lavorativo. Questo vuol dire che se io da un lato mi devo porre degli obiettivi di salute nei confronti delle persone, cioè quando vado a costruire il percorso del tumore della mammella mi devo preoccupare di quante persone riesco a screenare, quindi di avere un obiettivo in termini percentuali di persone screenate, mi devo preoccupare di avere la capacità di garantire il secondo livello di diagnosi a chi ha un esito positivo allo screening, mi devo preoccupare di garantire un intervento chirurgico entro un determinato tempo, almeno per il 90% delle persone, non so se riesco a spiegarmi, cioè mi devo porre degli obiettivi che se raggiunti garantiscono un buon percorso di salute, garantiscono la possibilità di ottenere un risultato di salute buono, positivo. A questo punto possiamo inserire nei nostri percorsi anche obiettivi diversi, obiettivi che possiamo raggiungere insieme con le associazioni volontariate o con le persone che hanno quella sensibilità per capire che esiste un problema che non è solo quello di curare una malattia, ma è quello di dare un sostegno a una persona, dare un sostegno alla sua famiglia, fare in modo che le persone che hanno subito un trauma grave possano ritornare ad avere una vita normale. Da questo punto di vista io penso che possiamo cominciare a costruire qualche cosa insieme, perché noi almeno sul tumore della mammella il percorso ce l'abbiamo. Stiamo ragionando sul monitoraggio, andremo a fare gli incarichi, abbiamo già i direttori in distretto. Possiamo provare a fare la sperimentazione che va oltre quello che noi immaginavamo fosse quello che si dovesse fare all'interno dell'azienda. Quindi vediamo quello che si può fare anche al di fuori, assieme, per queste persone. Grazie.
tra l'altro in un ospedale che potrebbe essere di alta diagnostica. Chiudiamo parentesi. Era tutto di un'altra conferenza stampa. Quindi adesso torniamo un po'. Io ci tengo a sottolineare, l'ho detto anche in conferenza stampa. Allora, il nostro è un ospedale di alta diagnostica. Non vorrei che qualcuno si sbagliasse. Noi abbiamo la radioterapia più avanzata della regione in termini di situazione, abbiamo una radioterapia adesso con il nuovo generatore che penso sia all'altezza di quello che deve fare. Abbiamo un'ottima medicina nucleare. Cioè abbiamo tanti pezzi già di alta tecnologia all'interno del progetto, quindi è già un ospedale di alta tecnologia. È chiaro che con un progetto che abbiamo realizzato con il comune, siamo speciali, d'accordo? Quindi da un ospedale che è di alta tecnologia normale, tra virgolette, ovviamente non è paragonabile a tutti gli ospedali, non so come dire, corretti oggi, è tra, insomma, non so, possiamo dire 50-70 ospedali invece dotati dal punto di vista tecnologico, che non fosse altro per il suo ruolo di carattere provinciale. Con questa tecnologia aggiuntiva io penso che per gli ospedali di questa dimensione, cioè che arrivano fino a 500 posti letto e che non sono ospedali monospecialistici, perché ovviamente un ospedale monospecialistico ha caratteristiche molto diverse, che sono ospedali che sono solo di cuore o solo di tumori o altro, che su quei settori hanno tecnologie molto più avanzate, però per ospedali che arrivano fino a 500 posti letto penso che sia uno degli ospedali più avanzati del paese, sicuramente più avanzato della regione. Con qualche falla però, perché come cronista, scusi se adesso abbiamo visto, come cronista però devo dire che diciamo che il vostro soccorso c'ha qualche ragione, allora, però forse andiamo a fare la chiamano all'ordine. Se guarda, io ho cercato di rappresentarlo più volte. Il nostro pronto soccorso ha lo stesso numero di accessi, cioè ha lo stesso numero di persone che si presentano pronto soccorso del gemelli dove lavoravo prima di venire al Cristo. Quindi lo stesso numero di accessi. Adesso voi avete il cellulare, andate sul sito della Regione Lazio, andate su Sanità, c'è l'icona del pronto soccorso e guardate quante persone sono in attesa di ricovero al Goretti in questo momento e quante sono in attesa di ricovero al Gemelli. Noi stiamo bene. Io ho 400 posti letto, i Gemelli hanno 1500. Allora, il numero, l'affollamento del pronto soccorso dipende ovviamente da quante persone arrivano e di quelle persone quanti io riesco a collocarne a ricovero. Se io ho 400 posti letto, non posso ricoverare come il Gemelli che hanno 1500. Eppure il numero di persone che sono in attesa di ricovero vi sfido a farlo. Noi stiamo meglio del Gemelli, ovviamente un vero numero di accessi di noi, ma meglio pure del Formaminia, del San Camillo o di altri ospedali. Quindi io continuo a fare, complimenti al nostro pronto soccorso che stanno lavorando in modo eccezionale e stanno dando risposte a tutti senza mandare via le persone. Così come al resto della struttura che è capace di assicurare una resistività di pazienti migliore in che strutture ben più grandi. Grazie, ecco diciamo che abbiamo iniziato un po' di tempo. Adesso c'è una piccola cerimonia e cedo il posto alla padrona di casa che è il sindaco perché c'è una consegna, soprattutto che bisognava farla ora, la consegna del La porta è mia che devo scappare. Dell'amministrazione un vero e grande ringraziamento al dottor Casali
per la partecipazione a questo evento e non solo, a tutto quello che in realtà la nostra AUL fa per noi. Sabaudia fa parte comunque della grande comunità che è seguita dal dottor Casati, quindi da parte nostra è un piccolo omaggio di ringraziamento per essere intervenuto. La presenza sua di tutti coloro che hanno avuto contribuire a questo evento è importante, è un segno importante per questa nostra città, quindi ancora grazie. Grazie Sindaco, mi sia sempre di stimolo per migliorare quello che stiamo facendo. Grazie della targa, grazie della targa e questa ovviamente è dell'azienda. Anche a Sua Eccellenza il Prefetto, noi volevamo lasciare una targa, tanto perché è il primo evento ufficiale in realtà della dottoressa Trio qui a Sabaudia, e proprio su questo tema che riguarda le donne, riguarda la salute, veramente grazie di essere stata qui con noi. Maestro di questo evento, per tutto quello che fa per noi, per tutto quello che ha fatto per le donne di Sabaudia che in questo momento rappresento, e per questo evento, e poi per tutto quello che vorremmo fare, perché giustamente è un percorso culturale in cui tutti dobbiamo essere parte, attivi, dare il nostro contributo, i nostri ruoli, perché l'ultima frase citata di Mandela dà proprio il senso della forza e dell'importanza in un tempo di iso-risorse della sinergia delle istituzioni. Grazie professore. Non è finito il convegno, è la prima parte che è finita, poi c'è anche la parte delle associazioni, quindi non andate via. Proseguiamo nella seconda parte dell'evento, che lascio la parola quindi alla moderatrice a seguire di questo. Allora, chiamo la dottoressa Rosanna Lanzona, sostituita. Ci prenderà dopo, la ringrazio. Ringrazio anche a voi. Sarà mia premura consegnare alla dottoressa Lanzona che si scusa, ma ho avuto un impegno di lavoro e quindi sono dovuta venire io di corsa, e quando due giorni fa la dottoressa mi ha detto, la presidente mi ha detto, Loredana, mettiti in moto, ho accettato bene volentieri anche per tutto il supporto che le associazioni della provincia di Latina ci fanno normalmente a livello di regione. Quindi grazie, sarà mia premura consegnare la parola. Grazie anche a voi, grazie. Delle associazioni che è importante, e il terzo settore del nostro paese, io vi dico a Sabaudia, è veramente un aiuto forte e concreto. Dottor De Masi, ormai ho abusato del termine da lei usato delle iso-risorse, perché effettivamente in tutti gli ambiti, non solo nella sanità, in tutti gli ambiti siamo in condizioni di iso-risorse. Io la ringrazio per anche lei per tutto quello che fa per noi, per questo nostro territorio. Sono stupito, grazie, e sono pronto. Ciao. Loredana Petrozzi, Rossa.
grazie anche a voi, perché la sinergia è fondamentale. E ringrazio anche perché il professor Della Rocca questa tarda se lo merita, perché per anni è stato delegato da rettore per le attività assistenziali, è stato il mio primario nella materia economica, adesso è arrivato a Roma a fare anche il preside della facoltà di farmacia e medicina, su cui facoltà compete tutta l'attività assistenziale e didattica del Polo Pontino, quindi non c'era persona migliore per cui lo so. A me umilmente però ambasciatore non porta pena, lo farò trovare l'istituto quando Marco mi viene. Bene, grazie. Di essersi prestata la dottoressa D'Alessio a coordinare i lavori di questo evento. Grazie ancora. Grazie sempre. Allora, andiamo avanti con la sessione seconda. Ora però vedo che rispetto al programma le persone qui citate non ci sono, quindi io faccio la presentazione di massima, poi saranno le persone presenti o non presenti, perché io credo anche che qualche associazione non è, almeno per lo meno penso, e quindi andiamo avanti un po' del tono. Diciamo che la prima associazione dovrebbe essere l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, cioè? Sì. Ok. Allora, faccio la presentazione. Per le donne colpite da tumore e da seno, serve ottenere l'accesso alle cure più innovative, più informazione, come abbiamo detto, più comunicazione, come diceva anche Veronese, è stato un grande comunicatore, forse uno dei pochi comunicatori scientifici, e supporto da parte del medico, e meno burocrazia, come ha parlato anche il dottor Casali, da parte del sistema sanitario. E quindi adesso è stato un momento che l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno ci racconti e ci dica invece quali sono le difficoltà e le criticità del problema. Prego. Anna Maria Terenzi, prego. Si siede qua perché intanto c'è spazio. Ringraziamo dell'invito e siamo molto felici di essere presenti a questo convegno dove abbiamo aderito anche con tantissima difficoltà, perché essendo associazione abbiamo impegni personali che ci costringono a lavorare anche per altre cose. Io sto qua come presidente dell'ANDOS di Sezze, comitato di Sezze, ed è uno dei quattro comitati presenti sul territorio della provincia di Arina. Uno è un'associazione che si prende cura soprattutto, forse lui oserei dire, sul territorio delle donne operate al seno. Il nostro ruolo, io sono presidente prima di tutto, sono presidente, ma contemporaneamente donna operata al seno e malata, perciò tutto quello che sono state dette fino adesso, interventi bellissimi, interventi molto interessanti, con uno sviluppo negli ultimi 5 anni, perché io mi è stato diagnosticato un tumore nel 2013 e con 5 anni c'è stata un'evoluzione importantissima. Tutto vero e tutto importante quello che è stato detto, ma poi c'è l'umanità, l'umanizzazione del male, della malattia, perché una donna quando viene diagnosticata un tumore al seno viene diagnosticata alla famiglia, alla società, è una cosa che sconvolge la vita, che non si può raccontare con i numeri, con le graduatorie, con le classifiche, con le cose tecniche. C'è una persona che soffre, che è disperata, una madre che non sa come dire i figli, una donna che si sente amputata come il dottor Ricci, e poi c'è la paura della morte, perché comunque un tumore è ancora molta paura.
Io sono ammalata nel 2003, ce l'ho detto, grazie allo screening, questa è una cosa importantissima, io nel giro di pochissimo ho scoperto la mia prima mammografia da screening, ho scoperto di avere questo tumore, sono stata operata, ho fatto tutto il percorso che ancora non era prestiuli. Dopo 2 anni sono riuscita con un gruppo di amiche, con tanto desiderio di aiutare persone che non ci avevano, si trovavano per favore, scusate, altrimenti il brusio da proprio fastidio, scusate. Abbiamo pensato di mettere su questa associazione, abbiamo cercato l'Andos nazionale perché aveva rispondenza sul territorio, soprattutto perché era di volontariato delle donne operate. Come ho detto, siamo 4 comitati, tra cui Stezze e Latina, Fondi e Aprilia. Abbiamo così creduto tanto alla rete, quando si parla di rete, noi non l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto. Subito ci siamo messi in contatto tra di noi, anche non conoscendoci sul territorio nazionale, sono 60 comitati. Ci siamo messi in contatto tra di noi e abbiamo pensato di unirci perché l'intento era lo stesso, essere presenti e parlare di problemi che prendono la donna, che toccano la donna al momento della malattia. Abbiamo nel 2015, noi siamo nati a marzo a Stezze, nell'ottobre del 2015 abbiamo immediatamente fatto il primo incontro unito delle 4 ANDOS insieme all'ASL di Latina, abbiamo fatto un percorso insieme per vincere ed era di sensibilizzazione di conoscenza in questo altro comune che ho citato per invitare le donne a fare lo screening. La press unit è venuta subito dopo, infatti nella lettera 2016. La presunta è la legiferazione dei bisogni della donna quando si ammala, perché una donna quando si ammala non sa dove andare, non chiede parlare di che cosa ha bisogno. Le presunte sono nate, cioè hanno quasi raccolto, no? Io dico così, hanno raccolto l'esigenza delle donne in quel momento, il problema, perché ci sta, dove vado, che faccio, allora invece loro ti trovano la malattia, ti operano nello specifico, fanno il percorso chemioterapico, radioterapico, quello che serve, quasi sempre dipende, insomma, quello che serve. Poi c'è bisogno della riabilitazione, oggi la pressione non c'è, ma allora oggi c'è, invece non c'era, però c'è bisogno, perché il problema del braccio gonfio, del tipo ECMO al braccio di cui parlava il dottore, è un problema. Il dottor Ricci è veramente un problema serio, le donne molte volte sono trovate da sole, le donne quando escono dall'ospedale hanno bisogno di avere uno strumento che possa essere anche semplicemente un giornalino dove leggono come si devono comportare, che cosa possono mangiare, come devono comportarsi anche a un braccio gonfio, quando sentono il cordone chi ha avuto un intervento sa di che sto parlando, il cordone al braccio per colpa dell'intervento. Che, però c'è anche, e questo oggi la pressione, grazie a Dio, ha preso questo aspetto che è fondamentale, ma c'è anche il problema psicologico, perché quando si esce fuori da un tumore, quando si dopo curati da un tumore, ci sta da reinventarsi una vita lavorativa, sociale, familiare. E lo psicologo è fondamentale in questo percorso, ho un aiuto terapeutico comunque. Anche della famiglia, perché dire ai bambini di 4-5 anni, mamma sta male, gli cadranno i capelli, c'era un periodo che vomiterà spesso, non è facile, è una cosa che deve essere assolutamente supportata. Noi con la nostra associazione abbiamo pensato di aiutare dove le istituzioni mancano ancora, purtroppo mancavano e mancano perché la pressione di sé è da riempire, diceva giustamente il dottor De Masi che molto si è fatto ma tanto si deve fare ancora per completare la pressione, mancano le figure, mancano, mi piace, insomma, la voce delle associazioni dovrebbe essere anche ascoltata dalle istituzioni perché loro devono sentire il bisogno che ancora abbiamo, soprattutto perché grazie
grazie a Dio oggi dal tumore sparisce. E dovete pensare che dopo il tumore è una rinascita importantissima e durissima, perché non è che cancelliamo quello che avevamo indietro, noi dobbiamo, dopo che una persona è stata malata di tumore, deve cominciare a ricredere in se stesso e costruire una vita, anche, a volte anche lavorativa, perché ci sta chi può continuare il proprio lavoro e chi invece deve cambiarlo perché non ce la fa o quant'altro. Io un po' fa, noi questo come associazione abbiamo cercato di renderlo operativo soprattutto facendo rete tra di noi e dando la massima disponibilità alle ASL, appoggiando la campagna di cui si è stata già citata, che è di screening fuori fascia, vediamo, che va dai 40 ai 45 anni. Noi come associazione ANCOS abbiamo dato la disponibilità ad intercettare tutte le donne e portarle alla ASL, al progetto regionale, a fare mammografie fuori questa età, proprio per arrivare il più possibile alle donne. Quando abbiamo deciso di fare l'associazione, mi sono posta un problema, ho chiesto, ma che possiamo fare? Cioè, oltre a raccontare, no? A raccontarci tra di noi, le donne che hanno avuto questa cosa, che possiamo fare per fare del bene al territorio? Mi è stato risposto, se già riuscite a portare dal 45 circa, mi sembra che eravamo da parlare, al 70% le donne che rispondono alla chiamata di screening, già è un grandissimo successo. E noi ci siamo messi a lavorare per questo. Per questo, ripeto, abbiamo collaborato immediatamente con le altre associazioni, ma come altre stesse abbiamo costituito un protocollo d'intesa con il paese di Riverno e Maenza, che non hanno le associazioni di questo livello, ma noi avevamo bisogno di arrivare a tutti, possibilmente a tutti i paesi dei Monti Rivini, coinvolgendole nella sensibilizzazione dello screening e soprattutto della prevenzione del malato del punto di morte. Abbiamo fatto delle iniziative importanti che richiamassero l'attenzione. Non abbiamo barriere, perciò noi collaboriamo con tutti. Il nostro sogno, questo mi dispiace, mi dimostra che il direttore generale si è andato via, perché noi a Sezze abbiamo la fortuna di avere una casa della salute che potrebbe essere assolutamente, anzi nasce per essere la casa delle associazioni territoriali, non di Sezze, e là dovrebbe essere la casa dove noi tutte le associazioni dovremmo confrontarci per essere presenti sul territorio, per dare, perché il terzo settore e le istituzioni finalmente hanno capito che sono fondamentali per raggiungere tutti, perché quando una donna, una persona si ammala, il medico deve fare la parte da medico, ma le associazioni fanno parte della spalla su cui piangere, del compagno con cui condividere quel percorso, parlare con delle persone che ti capiscono, condividere i dolori, le ansie, le preoccupazioni. E perciò avrei voluto dire, noi abbiamo la casa della salute su questo territorio, ma cerchiamo di usarla, di sfruttarla. C'è, di fatto, sulla carta c'è un tavolo permanente istituito, un tavolo permanente delle associazioni, ma di fatto ancora non riesce a decollare. Noi ci iscriveremo al più presto a Andos di Sezze, ma Andos di Rovine e Andos di Monti sono iscritte da tanto tempo, ma ancora non si riesce a partire, perché questo dovrebbe essere un tavolo che raccoglie le istanze e i bisogni della popolazione. Le associazioni dovrebbero essere da cuscinetto per presentare i bisogni, le istanze e le difficoltà che si incontrano, perché capiamo perfettamente i budget non ci stanno i soldi, i dottori fanno i salti mortali per fare quello che fanno e li ringraziamo infinitamente, ma manca ancora, noi dovremmo essere collante di quello che manca, dovremmo essere il cuscinetto che può ammortizzare questi vuoti che purtroppo ancora sono molto presenti sul territorio. C'è bisogno di più sensibilizzazione anche tra gli stessi protagonisti. Io poco tempo fa sono stata a trovare il dottor Ricci nella sua nuova sede, che mi ha chiamato questi prestiuni, sono rimasta molto stupita dalla mia prima visita che feci nel 2015.
sono andata e ho visto che finalmente si comincia a dare dignità a quella, quell'ambiente dove le donne vengono informate di avere il tumore al seno. Non si può dare dentro una stanza qualunque, non si può dare dentro a un ospedale leggermente sgarrupato, oserei dire, dicendo vabbè, il quinto piano è quello che diamo alle cose più brutte, alle cose più tristi. La donna in quel momento ha bisogno di accoglienza, di noi sono stata a un convegno nazionale, al congresso nazionale dell'Andos, dove ci stanno le strutture, l'Ancona, per esempio, gli ospedali riuniti, dove l'ambiente, dove le donne vengono curate, le famose prestazioni, è addirittura salariante, i libri per strada. Io mi auguro, sogno che noi come associazioni riusciremo un giorno a dare la nostra prestazione, che ci tengo tantissimo, che continua a crescere, l'ho detto già al dottor Ricci. Mi auguro che anche noi riusciremo a costruire un reparto, una press unit, dove la donna, mentre attende il momento di fare la visita o parlare con il dottore, oppure semplicemente fare la chemioterapia, può studiare un giornale, può leggere un libro, può vedere il bello, perché è un momento brutto e bisogna avvenirlo. Ripeto, noi come associazione non ci tiriamo indietro, e penso che nessun'altra associazione siamo disposti a collaborare per fare questo, altrimenti non staremo qua. Invitiamo tutte le chi ha le responsabilità, le istituzioni, a invitarci più spesso, a confrontarci con quello che noi possiamo fare, perché noi vogliamo fare. Perché non vogliamo essere tutto di riempitura, perché abbiamo bisogno di un momento di visibilità quando ci sta qualcosa di importante. Grazie. 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 Ci auguriamo tutti che le cose vadano bene. Noi siamo a disposizione. Grazie. Allora, scusate, cambiamo un attimo la scaletta perché qui presente, quindi rovesciamo un attimo un po' il programma, perché essendo presente qui una nuova donna potremmo darti anche sempre venuta da Milano, vero? Dobbiamo dare anche la possibilità di poter parlare prima che fanno i tutti. Che cos'è una nuova donna? Poi però un anno che cos'è Europa Donna? Sì, Europa Donna è il movimento che rappresenta i diritti delle donne nella prevenzione e nella cura del tumore al seno. E ritorna di nuovo il protagonista di questo, cioè la persona che non c'è, che è sempre il professor Veronesi, perché Europa Donna nasce a Milano nel 1994 proprio dall'idea del professor Veronesi. Ora è presente in 47 paesi europei e in Italia diciamo che è stata la prima antropologica. Oggi, dopo aver dovuto esserci qui la Presidente Rossana D'Antona, la sostituisce leggermente Loredana Paolo, che è membro del Consiglio di Vero? Sì. Prego, a lei la parola. Gli online che così facilitano ho una bella voce sensoria, quindi il microfono, se mi sentite, lo evito anche. Loredana, scusa, allora approfitto perché c'è il privato della riabilitazione e abbiamo proprio pubblicato alcuni giorni fa l'opuscolo riabilitativo del percorso delle donne che era con il nostro logo che rappresenta la nostra presenza. Quindi ecco, lo distribuiamo a tutti quanti. Grazie. Grazie dell'invito, sostituisco in maniera estemporanea la presidenza, la dottoressa D'Antona, che appunto si scusa per un problema di lavoro, quindi non essere potuta venire qua a Savaglia. Sono Loredana Paolo, sono del Consiglio Direttivo di Europa Donna Italia, ma sono la responsabile dei rapporti con tutte le associazioni iscritte alla nostra rete.
quindi sono venuta proprio anche a ringraziare l'attività che le associazioni della provincia di Latina svolgono in questo territorio. Appunto, come diceva la giornalista prima, noi siamo nate nel 94 da un'idea del professor Veronesi e allo stato attuale abbiamo 47 sedi internazionali. A Milano da poco ci siamo trasferite, eravamo in affiancamento proprio alla Fondazione Veronesi in Torre Velasca, poi per motivi di spazio ci siamo trasferite da pochissimo in un'altra sede nel centro, nella quale poi aspettiamo tutte le nostre associazioni. Che cosa facciamo fondamentalmente, con chi ci confrontiamo? Con le istituzioni nazionali e regionali, e quindi è per questo che siamo venute qua in questa giornata, con tutte le società scientifiche, in primis Seno Network, che è appunto l'associazione dei centri di senologia italiani fondate dal professor Catagliotti, che prima il dottor Ricci ha citato, perché siamo proprio membri del board di Seno Network, ma poi ci confrontiamo con tutte le primarie associazioni dei specialisti, con l'opinione pubblica, con tutte le strutture sanitarie, quindi a maggior ragione anche con l'ospedale di Latina, con il quale collaboriamo da tempo, con le associazioni pazienti, con le donne e con le aziende sostenitrici, perché per svolgere tutta l'attività che facciamo ovviamente ci vogliono anche delle aziende che sostengano il nostro percorso. Quali sono i nostri obiettivi prioritari? In primis, le Breast Unit, perché come potete immaginare in Italia c'è una situazione a macchia di leopardo con realtà molto avanzate, come uno potrebbe pensare che siano in Lombardia, ma come dico sempre io, non è tutto oro quel che luccica, anzi tutt'altro, non lo dovete pensare minimamente. Però ci sono anche delle realtà decisamente in difficoltà, in particolar modo per il sud d'Italia, quindi io mi confronto normalmente con le associazioni del sud che ci stanno chiedendo a viva voce di intervenire in maniera decisamente massiccia a livello istituzionale, ed è quello che stiamo facendo, perché noi a tappeto abbiamo chiesto incontri con tutti gli assessorati regionali proprio per risolvere questo snodo dei centri di senologia. Ci tengo poi a dire che comunque voi avete un buon centro di senologia, questo va assolutamente detto. Già un paio d'anni fa, quando è stato emanato il PDTA dell'ospedale di Latina, c'era stato chiesto un parere e l'avevamo assolutamente dato in maniera positiva. Adesso, sapendo di dover venire qui, l'ho ripreso in mano, l'ho ristudiato, è un PDTA veramente di eccellenza, dove viene accolta la donna a 360 gradi, ci tengo a dirlo, e dove ogni aspetto del percorso viene seguito, quindi dalla donna con alto rischio, la donna che ha portatrice della mutazione genetica, la donna metastatica, che è una donna molto più in difficoltà rispetto a una donna con tumore al seno primario, e abbracciare in questo modo tutta la carrellata delle ipotesi che una donna può affrontare nella sua stagione di malattia è importantissimo, perché sentirsi accolte, sentirsi abbracciate è fondamentale, e questo non avviene dappertutto, non pensiate che avvenga dappertutto, assolutamente no. Screening mammografico, ecco, questo invece è un tasto dolente per questa regione. Moltissime regioni hanno allargato la fascia di età che vede coinvolte le donne. Qua siamo fermi al 50-69, in tantissime regioni è stata allargata a 45-74, quindi significa che c'è molto da fare, c'è molto da fare per incrementare l'adesione delle donne allo screening mammografico, perché fin tanto che non si raggiungono livelli decenti di adesione allo screening non verrà abbassata la fascia dell'età, e quante di voi che hanno incontrato la malattia l'hanno incontrata anche in età più giovane rispetto a quella che è
l'età prevista dal screening nazionale. E anche lì noi stiamo facendo pressione, non solo a livello regionale, ma a livello nazionale, perché questo diventi un diritto di tutte le donne anche fuori da questa fascia di età dello screening. E lì possono intervenire molto le associazioni del territorio, moltissimo, su questa forma di pressione istituzionale. Quindi è importante anche quello che diceva la rappresentante di Andos, perché unire le forze delle associazioni per un confronto costruttivo è importante, perché un conto è l'associazione che si presenta da sola, un altro paio di maniche è invece una rete di associazioni, e su questo stiamo lavorando in stretta collaborazione anche con Andos nazionale. Gli altri due nostri obiettivi prioritari, tumore al seno metastatico, non ne parlava nessuno, si faceva finta che non esistessero un numero enorme di donne che convivono con la malattia al seno metastatico. In Italia ci sono oltre 35.000 donne che convivono con questo tipo di malattia. Certo che è più facile dire che da tumore al seno si guarisce, però non è così, che va detto, non è così per tutte. Esiste un numero di donne che si confronta con questo tipo di malattia. La malattia è sempre più cronica, però, perché ci sono donne metastatiche, anche se è una parola che fa paura, in realtà la malattia è sempre più cronica, ci sono donne metastatiche 10, 15, 20 anni, che però ovviamente hanno bisogno di percorsi diversi, percorsi di assistenza più forte, e non è che si possono fare le nozze con i fichi secchi. Quindi nelle aziende devono mettere mano al portafogli per poter seguire questo tipo di pazienti. Le nozze con i fichi secchi non li fa nessuno. Idem per quanto riguarda tutte le donne che sono portatrici di mutazione genetica. Bisogna garantire un percorso per queste donne, perché convivono con una mutazione che ti dà e ti dice che puoi avere fino all'80-85% di insorgenza di malattia. Hanno normalmente tumori molto aggressivi rispetto invece alla normalità delle donne, percorsi dedicati. E anche lì finanziamenti ad hoc, perché sempre con i fichi secchi le nozze non si fanno. Io parlo anche abbastanza, diciamo, sono una milanese puro sangue, come può vedere, far capire il mio cognome, sono figlia di stati immigrati a Milano. Grazie. Com'è costituita la nostra rete? Sono allo stato attuale 129 associazioni affiliate, nel Lazio ne partiamo bene 11, ma ci tengo ovviamente a segnalare le associazioni della provincia di Latina. La LIMS, che ha una delegazione molto forte qua a Latina, e con un gruppo di donne straordinarie che girano l'Italia con il loro Dragon Boat, le conoscono dappertutto, le conoscevo già io da tempo, perché portano avanti il discorso della prevenzione in questo modo che non è folcloristico, è proprio bello perché manda dei messaggi positivi, assolutamente, e fa vedere come una squadra e l'unione delle donne porta risultati fantastici. Io le ho conosciute l'anno scorso in Val Cavallina e le ho ritrovate qua con estremo piacere. La lista di Latina, Malavo, Lago di Latina, con la quale collaboriamo da tantissimo tempo, e un'altra associazione di Aprilia che è il CIP. Poi vedete, cioè, siamo strutturate quasi in tutta Italia, è ovvio che Lombardia è il nostro focus principale, ma io giro tutta l'Italia e quindi adesso ci stiamo lavorando parecchio. Questo è il percorso che è stato accennato prima, è Europa Donna che si è mossa per far approvare a livello europeo le linee guida europee, che poi sono state prese in carico anche in Italia, e poi dopo ogni regione ha recepito le linee guida che poi sono state appunto comprovate nella conferenza Stato-Regioni. Allo stato attuale non tutte le regioni hanno recepito le linee guida.
medicina, purtroppo, e quindi c'è molto molto da lavorare. E un po' di regioni stanno andando avanti a random, come si potrebbe dire usando un termine elegante, ma anche lì non molliamo e siamo lì dietro a far pressione. E le iniziative nazionali che noi stiamo portando avanti, sia a Montecitorio, abbiamo fatto un incontro l'anno scorso con la ex presidente Boldrini e portiamo avanti questo discorso sempre a livello istituzionale. Abbiamo avuto a ottobre un incontro specifico con il ministro per sempre fare questo lavoro di pressione, perché in teoria le test unit dovevano aver ultimato il loro percorso di identificazione eccetera eccetera entro il 2016. Va bene, non è stato fatto, ma si continua il nostro lavoro di pressione, tant'è che adesso la prima regione che ha ultimato il percorso di identificazione delle test unit e di certificazione è l'Emilia Romagna, che è sempre l'avanguardia, ma contiamo che anche tutte le altre proseguano su questo lavoro. Una cosa importante che abbiamo fatto da poco, abbiamo presentato a dicembre del 2017, vi invito a guardare magari sul nostro sito i risultati di questa indagine conoscitiva. Purtroppo solo l'8% delle donne intervistate sa che cos'è una breast unit e come funziona, un po' poco. Quindi significa che c'è molto da fare a livello nazionale e a livello territoriale a cascata. Bisogna incrementare il lavoro di sviluppo della conoscenza della breast unit. E noi abbiamo un fattore dalla nostra parte, che noi parliamo, noi donne parliamo, non stiamo chiuse nel nostro anfratto rispetto magari agli uomini che si trovano ad affrontare il tumore alla prostata, o non ne senti mai uno, non se ne sente mai uno, nessuno che lo dice mai che ha avuto il tumore alla prostata, è una rarità. Ecco, noi invece questo coraggio ce l'abbiamo. Non è simpatico ovviamente andare in giro a dire che uno ha avuto un cancro, per l'amore del cielo, non è che facciamo proprio salti di gioia, perché comunque c'è un percorso, come diceva prima anche l'Anna Maria, di difficoltà fisica, personale, psicologica, emotiva, familiare, di lavoro, c'è tutto dietro, c'è tutto, però abbiamo il coraggio di dirlo, e chi ha il coraggio di dirlo e di esporsi anche in situazioni non facilissime, perché un conto sono io che lo dico a Milano, poi magari nell'intorno del mio condominio poi dopo non lo sa nessuno, ma andare a dirlo in realtà più piccole ti esponi e poi puoi avere le stime anche della donna malata. Ma questo è un'azione di coraggio che ognuna di voi fa nel proprio territorio, non bisogna avere paura di dire che si è avuto una malattia, perché questo è di stimolo alle altre per controllarsi e per volersi bene, perché noi siamo la dimostrazione fisica e carnale che ci siamo e che ce l'abbiamo fatta, almeno questo è quello che io faccio normalmente in ospedale, perché faccio un giorno alla settimana da volontaria in ospedale, la donna che magari ha appena avuto la diagnosi e ti guarda, e ti tocca, e ti dice, si ritorna così, sì. Abbiamo fatto dei video appelli, ve li potete guardare sul nostro sito, sono carinissimi per chi li ha visti e sono proprio di stimolo un po' proprio a mettere l'accelerazione sulle breast unit. Il tempo è scaduto per molte, il tempo non aspetta, perché più passa il tempo, più donne poi si ammalano e meno hanno la possibilità di curarsi in centri adeguati. Cosa stiamo facendo? Raccogliamo tutte le delibere, tutti gli atti formali. Io che sarei il tempore, laureata in giurisprudenza, non volevo più prendere una legge in mano neanche a spararla, a letti, sono messa a studiare delibere su delibere, e proprio perché passa da lì, passa dalle cartacce e bisogna studiare. L'associazione deve essere un'associazione a 360 gradi, non solo nei
riguardi delle donne, ed è fondamentale, ma nei riguardi delle istituzioni, nei riguardi degli specialisti, perché non ci si può andare a confrontare con un'istituzione, con uno specialista, senza sapere, perché dopo loro hanno gioco facile a non prenderti in considerazione. La cosa principale è studiare, sapere per confrontarsi in maniera corretta. Quindi io devo avere tutte le informazioni possibili sul percorso di malattia, le informazioni possibili sulle delibere, su tutte le leggi che riguardano la nostra malattia, perché così sono credibile. E quindi il lavoro prosegue a livello regionale. Da ultimo sono andati appunto in Emilia Romagna il 2 maggio, una giornata fantastica, come ho detto al vostro direttore Casati, che appunto ho scoperto essere emiliano, ma anche lì non è tutto oro quel che luccica. E va bene, si potrebbe aprire un librone su tutto quello che posso dire sui centri di senologia a livello italiano. L'anno scorso siamo venute nel Lazio, a giugno 2017, mi è venuta, se lo ricordo, un'altra bella giornata. Ecco, questa è appunto la giornata insieme al nostro presidente Zingaretti. Vai. Che cosa stiamo facendo per il Lazio? Europa Donna Italia è entrata in un tavolo di controllo, in un comitato di controllo che ha fatto tutte le site visit e sta facendo le site visit dei centri di senologia laziali. Chi abbiamo incaricato come delegata di Europa Donna Italia qua nel Lazio? La dottoressa Paola Miceli, una vostra rappresentante che sta svolgendo... svolgendo un lavoro egregio per conto nostro, perché noi stiamo cercando poi di arrivare a fare delle delegazioni regionali di Europa Donna come ci sono in tante altre regioni, e quindi abbiamo cominciato a rapportarci con tutte le associazioni iscritte alla nostra rete appunto del Lazio, e abbiamo conferito questo mandato alla dottoressa Miceli, vuoi per tutte le sue qualità umane personali e vuoi per il suo vissuto, ma anche poi per togliere il problema alla provincia, che magari la provincia si può sentire isolata rispetto ai centri fagocitanti di Roma. Invece noi abbiamo preferito, nonostante avessimo tantissime associazioni romane, abbiamo preferito dare voce e presenza a un'associazione della provincia, in particolar modo di Latina. Sono già state effettuate queste site visit, la prossima è appunto all'ospedale Fate Bene ai Fratelli, e lei fa proprio parte di questo tavolo di monitoraggio, quindi è il nostro punto di riferimento per il Lazio, a maggior ragione per noi. Le associazioni fanno il lavoro straordinario, questa è l'associazione di volontariato presente dentro la Prestiunite, voi ci siete. Ecco, nel vostro PDTA è citata chiaramente la presenza e la collaborazione dell'associazione di volontariato. Importantissimo, perché non è dappertutto così, assolutamente no. Questo è il capitolo quinto delle linee guida nazionali, che prevede obbligatoriamente la presenza dell'associazione dentro la Prestiunite. Non è che ci stanno facendo una concessione, è la legge che lo dice, quindi quando ci sono delle situazioni dove il coordinatore comincia pim pom minima, anche no, e bisogna saperlo però, bisogna studiare, e ritorniamo lì al punto di prima. E per questo bisogna essere preparate, formate, bisogna studiare, bisogna partecipare ai corsi di formazione che abbiamo fatto l'anno scorso, che abbiamo fatto quest'anno e continuiamo a fare, magari con dei focus specifici. In particolare siamo uscite da due giornate di formazione per il tumore al seno metastatico, perché ovviamente ci sono tutta una serie di informazioni in più, e stiamo continuando a fare e a disfare, perché è veramente molto impegnativo anche questo lavoro. Alla fine abbiamo redatto un libro bianco con 10 raccomandazioni che abbiamo presentato al Ministero, e abbiamo poi redatto le linee guida per tutte le associazioni che si interfacciano con le prestazioni, quindi una sorta di decalogo con le quali un'associazione e una volontaria
può avere gli strumenti per essere incisiva, efficace ed efficiente. E queste qui le abbiamo presentate all'ADCC, che è la conferenza europea più importante proprio per chi si occupa di tumore al seno, ovviamente tradotte in inglese, però quelle sono, e su quelle noi abbiamo lavorato tantissimo. Grazie. Grazie davvero, perché chi non lo sa, se ne è molto, se abbiamo anche la rappresentante locale, allora io vorrei capire adesso quali sono le associazioni presenti e chiedervi anche una sintesi un po' dei vostri interventi. No, e appunto, vai sempre. Che? Ok. Poi? Ah, basta? Avis? L'AVIS c'è? No, la Croce Rossa? No, e allora passiamo direttamente alla gente. Sì, no, stavo seguendo la scaletta. E allora passiamo alla gente. Riceve la linea, che non vedo Rossi. La Maria di Cuova. Salve a tutti, noi della VIT di Latina, provincia, all'interno abbiamo un servizio di riabilitazione per le donne operate di tumore al seno. Questo vicino ha ricevuto, io ringrazio il dottor Vinci, il dottor Donati, la dottoressa Fontana soprattutto, che hanno elaborato, fatto questo libricino, che finalmente una donna, dopo aver fatto il percorso che deve fare con i medici, c'è un dopo, viene presa per mano e c'è questa rinascita, questo inserimento nella riabilitazione, però è una riabilitazione che cerchiamo di renderla emozionante, bella. Facciamo un gruppo, il gruppo fa squadra, e la squadra c'è una condivisione di emozione. A me mi piacerebbe magari sentire a una un'emozione così di ognuna di queste donne che fanno questa attività, che è molto bella, perché poi ci sentiamo la protezione di questi medici vicino che ci accolgono sempre in un momento di incertezza, di qualche problema che abbiamo, ci rivolgiamo verso loro e loro gentilmente ci aiutano a risolverli. Quindi è importante la condivisione, lo stare insieme, fare rete. Ecco, l'importante è fare rete, perché facendo rete ci si può lavorare meglio e si può stare meglio insieme. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio i medici, tutti quanti, e un bacio a Maria Antonietta Fara, che ci sta sempre molto vicino, tanto tanto. Bellissima squadra di donne in rosa che vogano nel nostro lago. Noi ne siamo veramente orgogliosi come città di poter ospitare donne di tutta la provincia che vengono qui a fare testimonianza, riabilitazione, e sono sempre molto operative. Ed è veramente un segnale importante. Rosa che gira per la città è una testimonianza, una comunicazione, e soprattutto ce la si può fare, come giustamente diceva prima la dottoressa Paola. Grazie. Grazie a tutti. Certo.
invece un bel pezzo sul fatto quotidiano, infatti quando invece tutta la cosa sul fatto di Sabaudia. Grazie comunque, grazie veramente perché siete un esempio di vita. Io vi ammiro veramente. Allora, veniamo al Tribunale dei diritti per il malato, quindi cittadinanza attiva, che è rappresentata da Gianna Sangrazzi. Buongiorno. Anzi, buon pomeriggio quasi. Prego. Buongiorno a tutti, grazie alle istituzioni che ci hanno dato questo piccolo spazio per poter dire cosa riusciamo a fare o cosa nella maggior parte delle volte non riusciamo a fare. Mi riferisco velocemente a quello che diceva la signora Angus di Sanitare a proposito del tavolo istituzionale. Questo tavolo istituzionale è nato dopo una serie di codici civici fatti da cittadinanza attiva ed è nato perché voleva essere il luogo istituzionale dove le associazioni potessero portare quelle che erano le problematiche fondamentali di ciascuna di esse. Cosa è successo? Il tavolo è stato attivato, ci siamo insediati, abbiamo fatto dei programmi, ma tutto si è fermato qui. Mi è sembrato anche questo uno dei tanti progetti che vengono fatti perché si devono fare e che poi non hanno un seguito. Ci auguriamo che sulla base dei sforzi fatti da dottor Casati, ci auguriamo che veramente le associazioni vengano coinvolte e venga chiesto il parere dei cittadini, cosa che attualmente non avviene nella maniera più assoluta, perché tutti i percorsi, tutte le metodologie, cose sperimentali che il dottor Casati ha citato, io ho sentito qui questa mattina per la prima volta. Quindi mi auguro che in qualche modo ciò che viene detto, i percorsi, non i percorsi, diventa una realtà, perché se noi costruiamo un percorso dobbiamo essere certi che poco ma di qualità venga dato alle persone che si rivolgono alla struttura. Non voglio essere solamente critica, ma ancora, radioterapia nell'ospedale di Latina è stata una lotta e c'è la dottoressa Fontana che abbiamo condotto all'ultimo sangue. Io ho addirittura dichiarato che se avessero acquistato l'acceleratore lineare ad una sola energia che serviva pochissimo non lo avrei fatto entrare nel bunker perché mi sarei incatenata davanti alla porta. Le cose sono andate in diretta e sono devo dire grazie a tutti gli operatori della radioterapia che sono delle persone splendide e nonostante le situazioni che vivono lavorano in una maniera eccezionale, accolgono veramente il pensiero. Per detto vorrei passare con i servizi per i quali siamo stati a fianco dalla nascita praticamente da tutte le cose che sono successe, abbiamo cercato di evitare i danni maggiori alle persone operate magari il 29 luglio con la minaccia di chiudere il ricarto per tutto il mese di agosto. Siamo poi tornati a tutti i consigli, però quello che voglio dire, noi non andiamo a remare contro le istituzioni, ma con le istituzioni per fare in modo che il paziente sia veramente al centro di questo iter burocratico pazzesco che ancora oggi purtroppo si trova ad affrontare. Comunque grazie a tutto Ricci perché è stato veramente una persona eccezionale con scarse risorse sia finanziarie che umane, ma è riuscito a costruire qualcosa di veramente bello. Perfino l'estate che era pietosa, oggi hanno un aspetto bellissimo, uno si sente in pace quando entra lì e questa è la cosa importante. Grazie a tutti.
veramente potrebbero cambiare il mondo se ce la segnassero, potrebbero cambiare il mondo sicuramente. Allora, diceva il dottor Ricci che siccome non ci sono quelle associazioni, però c'è presente la responsabile di Anna Scondi, un piccolo contributo veloce. Grazie. Anche perché si presenta da sola? Sì. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Antonella, presidente di Agos Fondi. Molto felice di essere qui oggi ad assistere alle relazioni molto interessanti dei relatori presenti. Per quanto riguarda l'importanza del verde di appunto, è un dato molto fondamentale per interagire con sia con tutte le associazioni e anche con le istituzioni. Noi a questo riguardo stiamo organizzando appunto il 36° congresso nazionale ANDOS e il tema proposto è appunto le leggi, di cui il titolo è Fare rete, il volontariato e i volontari, cosa cambia in tecnologia. Vedrà la partecipazione anche di relatori e associazioni nazionali e internazionali, di cui presente anche qua la rappresentanza e il dottor Fabio Ricci della Pressione di Latina. E saranno 3 giorni molto interessanti, soprattutto un'occasione di confronto tra queste associazioni per cercare di lavorare bene insieme per quanto riguarda la progettazione e degli obiettivi comuni che abbiamo tra noi per collaborare meglio insieme, perché come si diceva prima l'unione fa la forza. Grazie mille. I lavori sono finiti, a questo punto c'è il dibattito, ma io c'è una signora che mi ha preso da parte e mi ha detto voglio solo dire una piccola cosa a favore della Pressione di Latina. Ecco, una piccola cosa la venga a dire qui tranquillamente. Prego, si presenti da sola, grazie. Ce la fa? Buongiorno. Mi chiamo Lia, sono una bambina di 78 anni, anzi 79, in giro. Sono stata già operata nel 1993, abbiamo di molti anni fa, fibrino e carcinoma. Quando l'ho saputo mi è stato tutto in testa, però mamma era andata, ho fatto prima di niente. Dico, faccio per lavoro, sono andata, non mi sono operata, ho fatto le creme, ho fatto la radioterapia, ho fatto tutto quello che dovevo fare, ma andavo avanti e indietro per la radioterapia, perché alla fine era un violato per l'atto. Dopo 23 anni scopro nel puro caso, attraverso uno scopo allergico, dicevano, che invece io avevo il tumore. Mi hanno detto di andare subito al senologo, dopo aver fatto un'ecografia, e mi ha scoperto però anche un dottore di vaccinante, giovanissimo. Mi ha detto, è andato da un senologo? Ho detto no, ci vado d'urgenza. Ho cercato il dottor Ricci quando ho parlato di lui, mi ha detto che non sapeva lavorare in GIA, che era bravissimo, era l'unico che mi poteva aiutare, poteva capire la mia malattia. E quando ci ho parlato la prima volta in visita, mi sono rimasta un po' sconcertata, perché mi ha detto, come mai così tardi? Io ho risposto, però mi duro da tempo, però ho curato la prevenzione e nient'altro. Conclusione, ho iniziato il percorso, il giorno seguente mi ha ricevuta, mi ha dato la indicazione di quello che devo fare, sono andata a fare la biopsia a tradimento con la chirurgia, che non era detto, non ci sarei andata probabilmente, e ho iniziato questo percorso, chiamiamolo così, però nell'arco di poco tempo ho delle risposte. È lo stesso vaccino che abbiamo avuto, probabilmente se ne hanno parlato di me, ci ricordo da mia mamma. Tanto io combatto, già l'ho sconfitto una volta, anche io ho detto, beh, stavolta non mi frega, è la seconda volta. E ho cominciato. Mi sono imposta dal primo momento di essere forte, di lottare.
Ho sempre sostenuto, mi perdoni il dottor Lecce, che il primo medico sono io. Perché se io voglio guarire, io devo dire io voglio guarire, no io devo, io vorrei. Tutto mi aiuta a guarire, la medicina è a mia disposizione, la scienza anche avanti. Ma quello che ho trovato di speciale, che mi aiuta ancora oggi, nei momenti, perché non sono una draga, anche io nei momenti bui, quando sto sola. Però guardate, credetemi, l'accoglienza promuova dalla Preste Lunedì di Latina, io credo che sia unica. Io mi sento a distanza di un anno e mezzo, dopo che ci vedo, che ci conosciamo, a distanza di un anno e mezzo, io sono l'unica paziente che stanno curando. Mi sento così. Mi hanno presa per mano, mi stanno accompagnando ancora oggi, le infermiere sono eccezionali. E comunque, riguarda il diagnostico di oncologia. Sono tutti eccezionali. Ma specialmente, guardi, credetemi, il primo impatto è stata la Preste Unit. E mi sono detta, forse non dovrai lottare così tanto, c'è qualcuno che ti ha preso per mano e ti accompagna. E comunque le donne che lassù qualcuno mi vuole bene. Vado avanti, sono in metastasi. Non me ne frega niente, io lo chiamo cancro, perché cancro si chiama. Non abbracciamo la pillola dicendo tumore, è cancro. Fa niente, la mattina mi alzo, ho fregato pure stamattina. Grazie davvero. E proprio rimanendo così si chiama, è stata una bellissima e abbiamo fatto una crisi di qualcosa. Grazie a tutti. Grazie, io voglio dare l'ultimo ringraziamento ai splendidi relatori. Volevo fare un ringraziamento ad Anna Fiorentino, che è stata un po' la promotrice e leaderrice, alla consigliera Manuela Pavisani. Grazie a tutti, grazie ancora.